queste tecniche, quindi noi per primi dobbiamo credere che queste tecniche hanno una funzionalità. E soprattutto non possiamo noi pensare che una tecnica va bene per definizione per quel bambino, per cui i clown vanno bene solo per i piccoli o vanno bene solo per i grandi. È il bambino, è quel bambino che ha una tecnica piuttosto che un'altra, non è lo psicologo che decide, la si decide insieme. Infine, le indicazioni per delle future, io penso sempre alla ricerca, mi occupo anche di questo, credo sia importante andare a costruire dei protocolli specifici che ci permettano di avere anche delle indicazioni rispetto alle tecniche psicologiche, valutare i tempi delle procedure, migliorano, si accorciano, si allungano, qual è la loro funzionalità e studiare la soddisfazione di quei professionisti che fanno una procedura con un bambino che non piange piuttosto che con un bambino che piange tanto. Penso a chi lavora in pronto soccorso che sente il pianto tutto il giorno, se riusciamo ad abbassare quel pianto cambia qualcosa nel loro benessere. E soprattutto a concentrarci anche sulla differenza di genere, che è una nuova indicazione della ricerca. Maschi e femmine rispondono allo stesso modo nelle tecniche al dolore. E implementare la formazione di quegli operatori che possono farle. Questo non importa. Infine, la gestione del dolore del bambino è questa, io la immagino come un puzzle in cui ciascuno fa il suo pezzetto, compreso i farmaci, però noi siamo psicologi, per cui non possiamo fare a meno della relazione, nessuno può fare a meno della relazione nella gestione del dolore, per poter passare, è l'unico modo possibile per poter passare da una condizione di dolore, di angoscia e di paura a una condizione di serenità e tranquillità. A noi non importa che il bambino abbia veramente zero dolore, perché forse in alcune procedure non è possibile, ma quello che a noi importa è che quel bambino abbia un'esperienza positiva di quella procedura e quindi forse la tecnica migliore, nonostante tutte le tecniche del mondo, ma se noi possiamo farle tutte, ma se non ci siamo non funzionerà mai. Quindi la relazione e l'esserci, lo stare, sono le tecniche non farmacologiche più importanti. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Vagnoli e diamo la parola agli ultimi relatori della sessione, la dottoressa Maria José Caldés, che è responsabile del Centro sulla Salute Globale della Regione Toscana e nonché responsabile delle attività di cooperazione internazionale della Regione Toscana dal 2007, e la dottoressa Maria Chiara Monti del Servizio di Etnopsicologia del Policlinico Giaccone di Palermo, che ci riferiranno sulla vulnerabilità psicologica dei minori stranieri, l'esperienza del servizio di psicologia dell'ambulatorio di medicina delle immigrazioni di Palermo. Prego, dottoressa. Buongiorno, ringrazio gli organizzatori, ringrazio Francesca e tutti voi per darci un piccolo spazio per parlare di qualcosa un po' di diverso, anche perché io non sono una psicologa, lontano di me esserlo, e sono un medico igienista e mi occupo fondamentalmente di gestione e di organizzazione. Allora magari vi porterò in un mondo un po' diverso, così ci rilassiamo un po' del dolore e andiamo a parlare d'altro. E parlerò insieme alla mia collega Chiara di Palermo, che ci racconterà poi più, lei è una psicologa, e ci racconterà più sul concreto tutto il lavoro che l'ambulatorio di etnopsicologia fa sul tema dei bambini migranti. Allora, io spero fare una relazione anche breve e stare nei tempi. Volevo semplicemente, in maniera anche molto concisa, dire chi siamo e perché sono io qua oggi con voi e io dirigo questo centro, che è questo centro di salute globale, che è affidato all'azienda ospedaliera universitaria Meyer storicamente, nel senso che il centro è stato creato nel 2012, poi è stato inserito nella legge di riforma della sanità toscana come il centro di coordinamento per tre argomenti: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti, e tutta la sua gestione è all'interno del Meyer. Io sono una meyerina da tanti anni e lì ho la mia attività di lavoro. Tentiamo a questo punto di rispondere ai bisogni regionali ma anche ai bisogni del nostro ospedale. Perché questi due argomenti? Perché
Pensate, io credo che parlare di migrazione e parlare di sviluppo sono due facce della stessa moneta, non possiamo parlare soltanto di quello che sta accadendo. Stavo leggendo sui giornali questa mattina che addirittura il ministro Minniti ha dirottato un aereo verso Washington per tornare verso l'Italia, perché c'è l'emergenza degli arrivi sulle coste siciliane, che è un'emergenza oramai che cronicamente emergenza, nel senso che tutti gli anni assistiamo alla stessa problematicità e purtroppo, ahimè, non riusciamo a avere delle politiche chiare, soprattutto a livello europeo e anche a livello italiano, ma credo che la responsabilità sia più d'Europa in questo momento, in grado di gestire quello che periodicamente noi chiamiamo emergenza profughi. Noi per quello abbiamo questo mandato come Centro Salute Globale per quanto riguarda i migranti è fare un po' il fulcro di tutto quello che si muove in Regione Toscana in salute dei migranti, nel senso che noi abbiamo stabilito una rete di tutte le nostre aziende, la coordiniamo, abbiamo un osservatorio sulla salute dei migranti a livello regionale, promuoviamo progetti di ricerca e poi facciamo tanta attività di formazione sulla base anche di progettualità. Adesso partiremo con due grossi FAMI, i FAMI sono i progetti di ricerca e di formazione finanziati dal Ministero degli Interni con fondi della Commissione Europea, proprio per fare un piano regionale di formazione sul tema della migrazione e della salute. Due parole anche per introdurre la relatrice successiva. La migrazione, io credo che da quando l'uomo si è reso conto di essere uomo, ha cominciato ad avere qualche neurone che faceva un po' di sinapsi con qualche altro neurone, ha cominciato a muoversi. Ha cominciato a muoversi sempre per migliorare la propria condizione di vita. Lo facevano per andare a cacciare e a cercare degli alimenti, lo facevano per lavoro, lo facevano perché pioveva e bisognava spostare le abitazioni e l'uomo si è sempre, da quando è uomo, e questo è quello che noi chiamiamo migrazione. È ovvio che noi abbiamo tutti noi, purtroppo la memoria molto piccola, molto corta, anche noi siamo stati coinvolti, io sono spagnola ma anche italiana, noi spagnoli, italiani siamo stati coinvolti in grossi movimenti del fenomeno migratorio e attualmente questo sta accadendo in maniera un po' diversa, però anche perché la storia è diversa, il contesto politico, economico e geopolitico è diverso, ma noi i migranti le possiamo classificare anche come migranti forzati, che sono quelli che scappano, che vengono, non vogliono andare via, loro starebbero tanto bene a casa sua, ma devono scappare, per esempio i siriani, o i migranti cosiddetti economici, quelli che si muovono cercando una condizione di vita migliore. All'interno dei forzati abbiamo i richiedenti asilo, i rifugiati, abbiamo anche gli sfollati interni. E all'interno abbiamo quelli che vengono per ricongiungimento familiare, arriva il marito, arriva la moglie e poi arriva tutto il pacco familiare. Gli avremo sempre di più, basta vedere il caldo che fa a Firenze, i migranti ambientali. Questo è il futuro. Il cambiamento climatico in atto porterà delle siccità e sta portando già delle siccità enormi sul Sahel e tutta l'Africa subsahariana, e la gente si muoverà cercando l'acqua, cosa che anche vi potete rendere conto in questi due giorni che abbiamo fatto qua a Firenze. Attualmente, nei dati 2016, e nel mondo ci sono, come potete leggere, 65 milioni di persone che sono migranti forzati. Di queste 21 hanno lo status di rifugiato e la cosa che mi interessa sicuramente a voi è che più della metà di questi 21 milioni sono minori sotto i 18 anni e questo è un fenomeno nel quale noi andremo a trovarci. Volevo farvi semplicemente un paio di dati. Questa è la situazione dei residenti stranieri in Italia. In questi dati potete vedere anche potete vedere tutti i residenti, non soltanto quelli che sono, diciamo, non comunitari, diciamo anche quelli che sono spagnoli, francesi, una piccola quota ovviamente perché siamo in pochi, sono lì. La cosa interessante è che potete vedere dal 2006 al 2016 sono raddoppiate le presenze di stranieri residenti in Italia, che fanno l'8,3% della popolazione, ma ancora più interessante potete vedere che c'è un plateau. Attualmente non stanno aumentando i numeri dei residenti, anche perché l'Italia non è un paese di attrazione economica, abbiamo una crisi economica e di disoccupazione importante, e la gente mentre si muoveva 10 anni fa
rumeni, albanesi, cinesi. Attualmente molti rientrano, ma soprattutto chi vengono sono più i disperati della terra, quelli che fuggono dalle coste africane. E da questi i minori rappresentano il 22% di questa popolazione, anche perché sapete benissimo che le donne non comunitarie ancora fanno 3-4 figliole e li fanno in età più precoce. Le donne nostre italiane cominciano a pensarci ai 40 anni e a malapena fanno un figlio. Allora pensiamo anche che sono questi ragazzini che un giorno diventeranno un po' la forza di questo nostro paese. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, gli arrivi in Italia, vedete che abbiamo avuto anche una impennata, nel 2016 erano 180.000, le previsioni per quest'anno sono 250.000, sono arrivati già 70.000, si aspetta 250.000, questo è uno dei motivi per i quali il Minitti ha fatto il viraggio verso l'Italia, e vi ripeto, erano dei numeri assolutamente attesi. Io sono molto dura in questo, non ci credo che mettendo le barriere nella Libia o mettendo tutto quello che i trafficanti, il fenomeno si fermerà, il fenomeno continuerà a crescere, perché le persone fuggiranno per trovare situazioni di vita migliori. Si vedete il dato di sotto, che è anche un dato importante, è quello dei minori arrivati in Italia negli ultimi anni. I minori non accompagnati, cioè quelli che arrivano tra i 15 e i 18 anni, dei quali poi parleremo, vedete che sono praticamente raddoppiati nel giro dei 2 anni. Stanno arrivando sempre di più minori non accompagnati, dei quali molti si perdono le tracce e non sappiamo che fine fanno e dove e in che tratte e in che giri questi bambini, ragazzini finiscono, tanti, e poi altri riusciamo a recuperarli attraverso i centri d'accoglienza e attraverso quello che sono gli SPRAR. Ui, sono andata, come si torna indietro? Ok. Ma cosa significa un bambino migrante? Io credo che un minore migrante, questo è quello che penso io, può essere nato in Italia, essere sempre migrante, perché abbiamo questa grande discussione sugli soli nella camera, non sappiamo che succederà, nato all'estero, arrivato via mare, arrivato via terra con la sua famiglia da solo, ma secondo me, per me rimane un bambino, e di questo sono assolutamente convinta. Come sono convinta che i bisogni di salute che ha questo bambino dal punto di vista sanitario sono molto simili ai bisogni dei nostri bambini. Quello che cambiano sono quello sotto, quello che noi igienisti chiamiamo i determinanti della salute, cioè le condizioni sociali sono diverse, quelle economiche, quelle culturali e anche quelle psicologiche, dove sicuramente il vostro ruolo è importante, ma dal punto di vista sanitario ha bisogno di essere vaccinato come un bambino, può avere un tumore, visto che parlavamo prima, come la pere, può avere un osteo, può avere una bronchite o può avere un problema diarroico, ma quello che cambia è quello che vedete sotto, e per prendere in cura questi bambini è necessario un approccio multidisciplinare. Non basta il medico, è bisogno che ci sia l'etnopsicologo, meglio l'etnopsicologo, e meglio ancora se avessimo il supporto di un antropologo. Allora, sulla base di questo noi, come Centro Salute Globale, insieme al MEIR, stiamo attivando proprio 2 specifiche attività delle quali vi volevo parlare brevemente. Uno sta partendo, è l'ambulatorio pediatrico di salute internazionale, e poi l'altro, nel quale siamo un pochino più indietro, abbiamo fatto alcune attività anche con le nostre psicologo, quello che non posso ancora definire ambulatorio perché tale non è, ma diciamo un lavoro in progress per migliorare l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati. Il nostro ambulatorio è praticamente partito, è molto clinico, non c'è la parte psicologica, è affidato alle malattie infettive, lo coordina la dottoressa Leila Bianchi, che oggi non può essere, perché non può essere, va bene, sotto la supervisione della Galli, e loro fanno un'attività di screening, gestione del calendario vaccinale, e quel monitoraggio delle malattie. Quello che noi facciamo, noi come centro, insieme a loro, è informare tutta la rete che noi coordiniamo come livello regionale degli enti gestori, che quando arrivano i minori accompagnati o non accompagnati possano avere un punto di riferimento dove fare un primo assessment, vedere quel bambino come sta, se deve essere vaccinato, se ha qualche problematicità. E questo, devo dire, gli enti gestori ce lo gradisco, sono molto contenti, no? Perché perlomeno hanno un punto di riferimento nell'ambulatorio del MEIR per le problematicità che questo bambino può avere all'inizio. Poi ovviamente entra nel percorso del suo pediatra di famiglia e segue tutto l'iter di tutti
i bambini che, come sapete, per la ultima legge, soprattutto per un accordo Stato-Regione, hanno diritto tutti all'iscrizione al sistema sanitario nazionale per il fatto di essere minori, indipendentemente del suo stato giuridico. E questo credo che sia importante anche ricordarlo. Per quanto riguarda l'accertamento dell'età, lì poi vi parleranno, noi siamo un pochettino più indietro. E per attualmente noi al Meyer stiamo vedendo alcune segnalazioni che ci arrivano degli enti gestori, devo dire non tantissime per il momento, siamo nella media dei 2 o 3 al mese e facciamo, lo so che alcuni mi ammazzeranno, ma lo facciamo, è la RX del polso, che è molto molto famigerata, nel senso che c'è tanta letteratura che dice che non va fatta, va fatta, ci sono i clinici che dicono che vanno fatta. E noi crediamo che se ben refertata e soprattutto scritto il range del più o meno 2 accanto a una visita endocrinologica, ti dà veramente un'idea importante che può aiutare a capire l'età di quel minore. A questo però andrebbe aggiunto, e questo è qualcosa che con la dottoressa Maffei ci stiamo lavorando, la parte psicologica, che è la parte più difficile sicuramente, perché devi affrontarla dal punto di vista anche etnopsicologico, perché spesso io ho visto anche alcuni minori che si dichiarano maggiorenni, dove veramente farli diventare minori, tu lo fai pensando che fai il meglio per loro, no? Perché se è minore ha molti più diritti, ha molto più accesso, ma qualche volta fai un torto, perché lui veramente ha bisogno di essere maggiorenne per quello che è il suo programma di vita, no? Facendolo minore è veramente un problema. Allora, anche al contrario, allora, per quello la parte psicologica, tutto quello che riguarda il lavoro di supporto, secondo me è fondamentale. E in questo noi stiamo lavorando, c'è un lavoro in progress e credo che prima o poi riusciremo anche a applicare anche noi il protocollo olistico multidisciplinare che è stato prodotto del Ministero, di un gruppo con il Ministero della Salute. Sì, sì, ho finito e prima di finire volevo leggere questa frase, anche perché sapete che Don Lorenzo Milani, che è nato, non so se è nato a Firenze, credo che è nato a Arezzo, ma comunque è l'emblema nostro, e che è morto 50 anni fa, il 26 giugno del 1967. Ho trovato questa bellissima frase e la volevo leggere perché veramente la condivido, che lui dice: se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Io vi ringrazio. Con preghiera, dottoressa, di contenersi in un quarto d'ora. Sì, infatti, per completare. Sì. Ciao. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ringrazio veramente di cuore gli organizzatori per avermi invitata. Io vengo da Palermo e oggi ho l'opportunità, nel tempo che mi è concesso, di raccontarvi l'esperienza del servizio di etnopsicologia che è stato fondato circa 10 anni fa a Palermo all'interno dell'ambulatorio di medicina delle migrazioni. Verde. No. Ok. Allora, l'organizzazione del servizio, partiamo dalla, ovviamente prima vorrei inquadrarvi come funziona e come è inquadrato il servizio di etnopsicologia. Lavorano un psicoterapeuta, e sono io, e uno psicologo e un antropologo. Noi conduciamo i colloqui in co-conduzione. Vediamo quindi i pazienti sempre insieme. Qualche volta ci avvaliamo dell'aiuto della mediazione linguistico-culturale, soprattutto quando abbiamo l'opportunità di parlare con il paziente in lingua originaria. Quindi se il paziente parla in inglese o in francese, insomma, andiamo avanti da soli, ma spingiamo a che i colloqui vengano svolti in lingua originaria e quindi in quel caso in lingua etnica,
In quel caso appunto ci avvaliamo della mediazione che per progetto a volte viene attivata per progettualità oppure a chiamata. Il servizio di etnopsicologia lavora in modo integrato con l'ambulatorio di medicina delle migrazioni appunto. Gestito da un medico internista che è proprio responsabile dell'unità operativa, che è il dottor Affronti, non so quanti di voi lo conoscono, ma impegnato da moltissimi anni in medicina transculturale a livello nazionale. C'è un'infermiera e poi l'ambulatorio è sostenuto anche dall'azione di medici volontari. Il servizio di etnopsicologia è aperto al territorio, nel senso che noi collaboriamo attivamente e personalmente con i servizi territoriali, significa il privato sociale o le istituzioni pubbliche che in qualche maniera abbiano a che fare con i temi della migrazione, significa dal punto di vista sanitario con altri reparti, per esempio del policlinico, con pediatria, ginecologia, ortopedia, ma così come anche con i legali che si occupano di giurisprudenza sull'immigrazione o il privato sociale o le comunità di accoglienza. E poi naturalmente sia il servizio che l'ambulatorio insomma sono abitati anche da volontari, tirocinanti o specializzandi. Faccio anche una piccola premessa, questa è la strutturazione, però il servizio di etnopsicologia purtroppo vive di un piccolo vizio, nel senso che per quanto l'ambulatorio di medicina delle migrazioni è proprio un'unità operativa del policlinico, invece il servizio in tutti questi anni ha sempre vissuto per progetti e per fondi, per finanziamenti esterni. Per esempio la situazione attuale è che noi abbiamo un fondo che ci è stato donato dalla Fondazione Migrantes e quindi teoricamente dovremmo chiudere a settembre, perché purtroppo i fondi e i progetti hanno sempre una tempistica, ma non siamo mai stati integrati strutturalmente all'interno del policlinico. E nella fase di start-up che è avvenuta intorno al 2008, la metodologia, come dire, si è messa in campo una metodologia specifica, che è quella dell'esplorazione clinica, della presa in carico del paziente improntate all'etnopsichiatria. Cioè la collaborazione della psicologia e dell'antropologia per noi è cruciale rispetto all'esplorazione del disagio psichico e anche della sua presa in carico e della cura. E inoltre, naturalmente, il setting si amplia con la collaborazione del mediatore linguistico-culturale. Un altro elemento virtuoso dal nostro punto di vista è il lavoro di rete fatto appunto concretamente e personalmente, perché appunto noi ci muoviamo dal servizio e incontriamo gli altri attori che sono degli interlocutori rispetto al problema del migrante, perché per noi il problema di salute in generale è un problema complesso e quindi transita dai luoghi della medicina, ai luoghi della psicologia, così come anche i luoghi della giurisprudenza, proprio perché per esempio la questione del permesso di soggiorno è cruciale e diventa appunto uno di quei determinanti di stali che però hanno un impatto sui problemi di salute. Con il tempo c'è stata quindi una strutturazione e un potenziamento anche del servizio, che in realtà era nato nel 2008 come un'esperienza di volontariato. Questo perché? Perché aumenta l'utenza grave e aumenta l'afflusso dei migranti cosiddetti forzati, cioè le vittime di violenza, le vittime di tortura, le riduzioni in schiavitù diventano sempre più visibili. Non è che quindi il concetto dell'aumento non si intende che oggettivamente aumentano queste esperienze, ma con il problema geopolitico della Libia semplicemente accade che l'Italia entra in contatto con questa tipologia di esperienze, cioè in Africa, in molti luoghi dell'Africa esiste la riduzione in schiavitù, esistono le torture, esistono le violenze estreme, esiste la tratta. Il punto è che noi prima non le vedevamo, perché la Libia riusciva a tenere fuori dalla portata dell'Europa queste fenomenologie, tanto che appunto i nostri servizi non erano preparati, alcuni ancora non lo sono, ad far emergere il problema della riduzione in schiavitù e il problema
problema di tanti bambini, perché naturalmente ora mi focalizzerò anche sui bambini, che è l'oggetto della relazione, che vengono definiti, c'è un bellissimo rapporto, vi consiglio di guardarlo, di Save the Children, uscito a marzo scorso, che si chiama proprio Stolen Childhood, cioè proprio infanzie rubate, che racconta tutte quelle esperienze di riduzione in schiavitù o di violenza, di tortura, così come le esperienze delle spose bambine, tutte esperienze che noi incontriamo e intercettiamo al nostro servizio di etnopsicologia, che però rischiano di rimanere totalmente sommerse. Qualche anno fa quindi si struttura il progetto Etnos all'interno del servizio di etnopsicologia proprio per implementare il lavoro del servizio e infatti pubblichiamo questo piccolo libretto curato da me e dal dottor Affronti, che raccoglie una serie di articoli, di contributi di colleghi che hanno collaborato col servizio di etnopsicologia, che danno un'ottica, una visione di questo fenomeno, degli aspetti di salute, appunto in generale di salute dei pazienti stranieri, soprattutto le vittime di violenza estrema. Le attività del servizio: noi al servizio di etnopsicologia prendiamo in carico, diciamo, i pazienti stranieri in senso lato, cioè intendiamo per paziente straniero quel paziente che in qualche modo ha avuto un'esperienza di migrazione, quindi appunto, come abbiamo detto, i migranti forzati, quelli che arrivano nelle nostre coste da poco tempo, ma anche le seconde generazioni, anche i pazienti stranieri che stanno sul territorio da tanto tempo, che per esempio perdono il permesso di soggiorno legato al lavoro, perché perdono il lavoro e quindi hanno degli esiti psicologici importanti, sono questi pazienti seguiti dal nostro servizio. Facciamo percorsi di supporto e psicoterapia, certificazione per esiti di violenza. Questa è un'azione importante per i pazienti vittime di tortura, perché spesso, e soprattutto per i più piccoli, proprio per i minori stranieri non accompagnati, perché spesso i minori non hanno, così come gli adulti, ma nello specifico i minori, non hanno le parole per descrivere le torture che subiscono, o non riescono a concettualizzare che sono stati vittima di tratta. Cioè la vittima di tratta ideale è quella che non ha consapevolezza di essere vittima di tratta, è il bambino venduto di mano in mano, è il bambino ridotto in schiavitù, è il bambino che non ha mai avuto esperienza di infanzia o adolescenza. La certificazione per gli esiti di violenza è un atto importante, perché diventa, oltre ad essere un atto burocratico amministrativo di supporto, per esempio, al processo legale di richiesta di permesso, è proprio un atto terapeutico. L'emersione della vulnerabilità è un'altra azione importante, proprio perché io dico sempre: aprite un servizio di etnopsicologia in un ambulatorio di medicina e vedrete che intercetterete moltissime vittime di violenza, proprio perché, appunto, come dicevamo, la vittima di violenza, la vittima di tortura o il bambino vittima di tratta non emerge da solo, non andrà mai in un servizio di salute mentale a chiedere aiuto, non andrà mai da un operatore a chiedere aiuto. Spesso il suo bisogno emerge perché transita dal medico, transita dal pediatra, perché quello che è messo in primo piano è il livello del corporeo più che il livello della parola e della narrazione. E l'age assessment, appunto, lo anticipava prima la collega, adesso da aprile, proprio recentissima, c'è questa legge detta legge Zampa, che obbliga tutte le aziende sanitarie ad avere un'equipe multidisciplinare specializzata in ambito transculturale, fatta da un pediatra, uno psicologo o un neuropsichiatra infantile che si occupano di psicologia transculturale, un mediatore linguistico-culturale, perché possano insieme portare avanti dei colloqui per far sì che il bambino, il ragazzo possa raccontare la propria narrazione, la propria esperienza di vita, da cui possa emergere una verosimile età
anagrafica, naturalmente che non corrisponderà mai con l'età vera e propria, con un dato numerico, proprio perché questi bambini che arrivano spesso sono bambini che non hanno idea dell'età che hanno, perché sono bambini che sono stati venduti da piccoli, sono bambini che sono iscritti nel circuito della tratta, ma non hanno nessuna idea della loro età anagrafica. Quando arrivano sono costretti, per questioni di ordine pubblico, di fotosegnalamento, a dichiarare un'età, per cui dichiarano un'età possibile rispetto a quello che è nel loro immaginario, no? Se dico minore mi proteggono, o forse se dico maggiore posso scappare, senza avere nessuna consapevolezza reale della loro età. Il protocollo, e quindi attraverso dei colloqui mirati, emergono le storie di vita. E può emergere e può essere negoziata quindi con il ragazzo un'età verosimile rispetto alla propria esperienza di vita. Naturalmente queste quattro azioni sono azioni interconnesse tra loro, cioè non esiste un protocollo di age assessment senza avere un occhio all'emersione della vulnerabilità, e non esiste una certificazione clinica per esito di tortura senza una attivazione di un percorso di psicoterapia. Perché le attività del servizio sono tutte trasversalmente orientate ad un'azione importante e cruciale, che è l'azione di advocacy, proprio perché il target che vediamo è un target di vulnerabili, perché sono migranti appena arrivati, precari dal punto di vista burocratico-amministrativo, ma sono ancor più vulnerabili quando sono minori. L'azione di advocacy è quella che poi ha portato anche a leggi quale l'iscrizione obbligatoria dei bambini, figli di irregolari al di sotto dei 14 anni al pediatra di libera scelta. Io volevo portarvi soltanto un'esperienza, perché naturalmente in questi anni abbiamo visto tantissimi bambini arrivare dall'Africa con la questione importante dell'approccio etnopsi è quella che contestualizzare il bambino all'interno del proprio gruppo di appartenenza riesce a contestualizzarlo rispetto a un'esperienza di vita. Noi abbiamo incontrato appunto spose bambine, abbiamo incontrato bambini stregoni, abbiamo incontrato bambine vittime della tratta, tutte culturalmente specifiche rispetto ad un gruppo etnico o ad una area di provenienza. Volevo parlarvi dei bambini talibè. Io non so quanti di voi conoscano l'esperienza dei bambini talibè, purtroppo sono tanti, chi si occupa di immigrazione questo lo sa. Tutti dovrebbero incominciare ad interessarsi a questa tipologia di bambini, perché tra poco saranno anche dei padri di figli di seconda generazione, e conoscere l'esperienza dei bambini talibè aiuterà anche quello psicologo che avrà in carico il figlio di seconda generazione a coglierne le configurazioni psicologiche. Vi voglio raccontare la storia di Diaby, e con questo ovviamente vado alle conclusioni. È proprio un bambino talibè. I bambini talibè sono bambini vissuti nelle scuole coraniche in Senegal, in Mali, in Gambia. Ci sono le scuole coraniche che spesso si sostituiscono ai luoghi istituzionali dell'educazione. Sono in realtà luoghi in cui i bambini vengono completamente abbandonati dalle famiglie, perché le famiglie non possono prendersene cura per ragioni di ordine economico. Le scuole coraniche sono guidate da un maestro, un marabù, che quindi ha il compito di passare l'insegnamento del Corano. In realtà le scuole coraniche sono un'istituzione molto antica e molto sana dei mondi musulmani. Purtroppo da alcuni anni, non pochi in realtà, c'è una deriva perversa e patologica di alcune scuole coraniche. Diaby ci racconta che ha vissuto grandissima parte della sua vita, da quando era molto piccolo fino a circa i 12-13 anni. In realtà lui non conosce la sua età, quindi non riesce neanche a contestualizzare quanti anni è vissuto in Dara. E lì veniva picchiato, è malnutrito, i bambini vivono in situazioni di schiavitù, vengono legati
ai polsi o alle caviglie perché così non possano fuggire la sera, e al giorno vengono mandati per strada delle elemosinare per raccogliere dei soldi e darli al marabù. Ovviamente non imparano a leggere e a scrivere e non imparano nulla di tutto quello che ha a che fare con un'infanzia a noi nota, non imparano a utilizzare il corpo. Io sul corpo vorrei centrare l'attenzione, perché è proprio la questione che mette insieme l'ambulatorio di medicina con il servizio di etnopsicologia. Non imparano a utilizzare il corpo come dei bambini, ma utilizzano il corpo in funzione di un comando dato da un leader superiore, e se il comando viene disatteso, la conseguenza è la punizione corporale. I talibè sono abituati a essere invisibili, sono chiamati bambini invisibili, perché vi assicuro che nel territorio ci sono moltissimi bambini talibè, ma non emergono, non vengono presi in carico, sono bambini che non si lamentano, sono bambini che non chiedono aiuto, che se stanno male non andranno mai dal medico a chiedere di farsi curare. Naturalmente un ruolo importante è il pediatra, il medico di medicina generale, e ovviamente i caregiver, gli operatori che stanno attorno all'accudimento e alla cura di questi bambini. Ed è proprio il corpo che è riuscito a far emergere l'esperienza di DAB, proprio perché ad una visita medica il medico, il dottor Affronti, è molto delicato, sa che la visita medica ha delle caratteristiche peculiari con i migranti forzati, deve essere l'avvicinamento al corpo di queste persone deve essere un avvicinamento molto cauto, perché la violenza e la riduzione in schiavitù è transitata attraverso azioni violente sul corpo. Il dottor Affronti è stato molto bravo, perché si è accorto delle cicatrici sui polsi che aveva DAB, e non erano cicatrici fatte per un'intenzione suicidiaria, ma erano cicatrici da legatura, proprio perché il bambino veniva legato la sera per non scappare, così come gli altri suoi compagni bambini talibè. I corpi di questi bambini portano dei segni, delle cicatrici. Il corpo parla al posto della parola. Questo è proprio importante e fondamentale nelle esperienze di violenza estrema. Le violenze emergono attraverso le cicatrici, attraverso i segni, attraverso il modo di portare il corpo. Perché la vittima di violenza o di riduzione in schiavitù è una persona abituata all'invisibilità, con un atteggiamento di terrore e di sottomissione verso le figure leader. Ovviamente potete pensare ai disturbi del legame come primo elemento di psicopatologia. Finisco con questa slide, ma soltanto per ribadire che il lavoro dei bambini migranti dal nostro punto di vista è un lavoro di salute complessa che transita attraverso una collaborazione stretta tra almeno tra medicina, psicologia e antropologia. Grazie. Grazie dottoressa. Nonostante gli sforzi per contenere, siamo in leggero ritardo, quindi vista la rilevanza della sessione successiva, che si occupa proprio del quale futuro per la psicologia ospedaliera pediatrica, facciamo prima la sessione e rimandiamo la discussione sulla parte che c'è stata finora al precedente all'intervallo per il pranzo. Lascio quindi lo spazio ai moderatori successivi. Ora la chiamiamo, molto piacere, benvenuto. Io ho un problema di 10 secondi, non ho telefonato. Sì. Un problema di 3, no? Sì, sì, ma teniamo. Sì, ma che io voglio. Bene. Iniziamo. Si sente? Si sente? Sì. Questa sessione, e cerchiamo di chiuderla in tempi anche contenuti, per consentire, chiudendo alle 1:30, anche questo spazio prima
di cui si è parlato per le importanti relazioni anche che ci hanno preceduto. Ci teniamo però a introdurre rapidamente questa parte, anche se alla fine della mattinata un po' così stretta prima del pranzo, però è molto importante perché ora sto per introdurre il direttore generale dell'ospedale Gaslini di Genova, l'amico Paolo Petralia, a cui poi darò la parola, che è anche però presidente della nostra associazione degli ospedali pediatrici italiani. Quindi lo ringrazio perché AOPI, la nostra associazione degli ospedali pediatrici, è uno dei partner di questo convegno nazionale e ha dato il suo patrocinio, e quindi ora gli darò presto la parola. È una sessione molto importante perché intervengono Giovanna Pericone, che già conoscete, dopo la chiameremo, che è presidente della Società Italiana di Psicologia Pediatrica, Fulvio Giardina, presidente del Consiglio, lo chiameremo presto, del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e ringraziamo di essere qui, e anche Francesco Macri, che è consigliere della Società Italiana di Pediatria, e che ringraziamo. Quindi, prima di introdurre i singoli interventi di questa parte, che è un po' una sintesi di tutte le cose che abbiamo affrontato in questi giorni, che sottese hanno il ruolo della psicologia ospedaliera pediatrica, no? E io non ho seguito tutto, ma gran parte di questo giorno e mezzo, devo dire, una grande ricchezza di interventi, un grande panorama di trasversale alle tante aree della pediatria dove la psicologia ha un ruolo importante, e un orgoglio da parte mia ovviamente per la carrellata che c'è stata anche sul nostro ospedale grazie ai nostri interventi. E però attraverso la sessione che introduciamo possiamo focalizzare davvero, ecco, strutturiamo di più e quale futuro per questa area professionale che in questi due giorni è sbalzata all'ordine del giorno della nazionale, diciamo, della psicologia. Do la parola a Paolo Petralia, ringraziandolo di essere qui, che da Genova è venuto apposta per rappresentare tutti gli ospedali pediatrici italiani. Grazie Paolo. Buongiorno, grazie Alberto. Sono io che ringrazio voi per l'opportunità di trattare un argomento di così grande, non soltanto importanza ed è scontato per i contenuti, ma anche strategicità, se mi consentite. Ed è questo uno dei motivi per cui davvero ritengo particolarmente rilevante l'incontro di oggi. Tanto che ringrazio ulteriormente Alberto Zanobini e il Meyer, l'Università, la Fondazione qui di Firenze e del Meyer stesso, perché hanno creduto in una, come dire, centralità di questo argomento tale da farla diventare degna di attenzione, di confronto e ragionamenti a livelli nazionali. Per questo questa tavola rotonda credo che sia importante, ma soprattutto questa due giorni e quello che lascerà è importante. E su questo entreremo subito nel merito, ma consentitemi di portarvi il saluto, oltre che mio personale, anche degli altri ospedali pediatrici italiani, che brevemente vi descriverò nella loro aggregazione all'interno della OPI, che è l'associazione appunto degli ospedali pediatrici italiani, che negli ultimi 10 anni ha proprio compiuto questa non veneranda età, ma certamente significativa esperienza, ha cercato di coagulare non tanto un associazionismo di categoria, ma il valore della specificità di queste istituzioni. Qui siamo nella prima, se vogliamo proprio definirla tale, istituzione pediatrica, e non soltanto certamente della città di Firenze, certamente del nostro paese, ma addirittura a livello internazionale e mondiale. Ebbene, la specificità degli ospedali pediatrici è tale che merita davvero qualcuno che in qualche modo non solo la rappresenti, ma in qualche modo anche la valorizzi e la tuteli. Ecco, questo è la OPI nel suo convenire. Da parte di chi? Da parte, ed è strano questo, perlomeno è originale, da parte del top management, dei direttori generali, che in qualche modo
non in chiave professionale, ma proprio in chiave di rappresentanza alta di quello che è la gestione di queste istituzioni, hanno deciso di essere loro stessi disponibili a lavorare insieme. Questo è certamente un fatto, un unicum nel panorama di quelli che sono le strutture e le organizzazioni di categoria da un lato, piuttosto che le società scientifiche dall'altro, laddove la dimensione professionale o di categoria esprime naturalmente l'identità. Qui invece abbiamo davvero una pluralità di competenze, di contenuti che si interfaccia con i professionisti, che si interfaccia con la politica e le rappresentanze istituzionali, che si interfaccia con gli altri stakeholders, ma che in maniera assolutamente trasversale vuole portare con sé il valore intero dell'ospedale pediatrico. Allora in questi 10 anni la OPI ha cercato di presidiare tutti quei luoghi dove in qualche modo potesse essere di valore, evidenziare il valore dell'ospedale pediatrico. E questo lo ha fatto a partire dalle regioni dove queste realtà esistono, ed esistono da tanti e tanti anni. E se ho citato l'ospedale degli Innocenti dove ci troviamo, che in qualche modo può essere l'antesignano del Maier, anche se non c'è una correlazione diretta, certamente poi ci sono l'ospedale di Torino, il Regina Margherita, che ha oltre 150 anni di storia, e poi gli ospedali in varie regioni d'Italia che in forme diverse, come Children Hospital, piuttosto che come presidio ospedaliero, piuttosto che come grande polo di pediatria, hanno questo valore, quello di creare e offrire un setting multispecialistico e multiprofessionale omogeneo per i nostri bambini e le loro famiglie. Una carrellata veloce, da nord a sud abbiamo a Torino il Regina Margherita, ad Alessandria il Cesare Arrigo e San Biagio, in Lombardia abbiamo il Vittore Buzzi, l'ospedale dei bambini di Milano e l'ospedale dei bambini di Brescia, Padova col grande polo pediatrico universitario, a Trieste l'IRCS Burlo Garofalo. E poi scendiamo e veniamo qui a Firenze, dove ovviamente siamo vostri ospiti, così come a Genova abbiamo il Gaslini. E ancora scendendo ad Ancona il Salesi, l'ospedale dei bambini delle Marche, il Bambino Gesù a Roma, l'ospedale Santo Bono e Pausillipon a Napoli, a Bari il pediatrico Giovanni XXIII all'interno del Policlinico, e poi arriviamo a Palermo con il Civico di Cristina e all'interno dell'ospedale appunto del cittadino. Il significato di avere su un livello di incontro costante, ma anche direi di relazione significativa, possiamo definirci amici tra noi e questo è un valore ulteriore, ma il fatto che frequentemente non soltanto ci ritroviamo ma stabilmente lavoriamo insieme con i colleghi direttori di questi ospedali, credo che possa davvero offrire una prospettiva e un'opportunità per tutti noi. Perché quando promuoviamo, uno di noi, in questo caso Alberto Zanobini, promuove un'iniziativa di valore, di significato, di prospettiva, come questa è, ecco che immediatamente diventa patrimonio comune e diventa trampolino di rilancio per tutti gli altri. Questo è il primo grande valore dell'iniziativa di oggi, non soltanto quindi il confronto e l'arricchimento di voi che siete qui oggi, ma e non soltanto dei vostri gruppi, delle vostre realtà in cui riporterete naturalmente quello che è stato fatto, ma anche la trasmissione sullo scenario nazionale degli ospedali pediatrici all'interno dei quali questo tipo di contenuto sarà rilanciato. Questo è un primo esito di questo incontro che in conclusione di Tavola Rotonda magari proviamo a sintetizzare. Il secondo è quello più di carattere, se volete, istituzionale e politico. Parlare di percorsi, esperienze, ma anche prospettive, quindi modelli, nell'ambito della psicologia ospedaliera vuole essere un impegno a sostenere, supportare, sviluppare questa dimensione all'interno di che cosa, se non dei nostri ospedali pediatrici. Quindi, come a dire, l'interlocutore primo, quello che è la controparte, se vogliamo definirla tale in un rapporto dialogico e dialettico, della costruzione di un servizio, voi ce l'avete qui al tavolo. Ed è un impegno quello di avere scelto non soltanto di promuovere,
per quanto riguarda Alberto, ma anche quello di venire a moderare, a partecipare a questa tavola rotonda come presidente degli ospedali pediatrici, per quanto mi riguarda, dicevo, è un impegno che in qualche modo ci impegna, usando volutamente il gioco di parole, perché non potremo far finta di non ricordare, di non sapere che questa è una dimensione strategica, che questa è una dimensione centrale, che questa è una dimensione di sviluppo su cui puntare. Ecco, io credo di aver detto i due grandi momenti che in qualche modo quando un anno fa ci sentimmo, no? E parlammo di questa iniziativa che stava nascendo e fin da subito ci ha visti non solo favorevoli ma addirittura convintamente contenti di poter oggi avere un'opportunità come quella che è stata realizzata. Quindi congratulazioni per quello che avete fatto e l'impegno a far sì che non finisca qui, ma che sia davvero una prospettiva di impegno comune per quanto riguarda il futuro all'interno di tutti i nostri ospedali. Grazie. Grazie Paolo. Infatti poi magari a te affiderò un po' le conclusioni su come AOP intende raccogliere gli stimoli al suo interno che vengono a questi due giorni per riportarlo al management degli altri ospedali. E invito quindi a questo punto Giovanna Pericone, presidente della Società Italiana di Psicologia Pediatrica. Come vuoi, potete rimanere poi qui, meglio. Quale futuro quale futuro dopo questo congresso per la psicologia ospedaliera pediatrica? Perché mi sembra che si vada a segnare un po' uno spartiacque significativo. Grazie. Grazie. Grazie direttore, ringrazio nuovamente tutti gli organizzatori, ringrazio anche lei per il messaggio che ci ha voluto dare con grande forza. E ci ha voluto ricordare che se oggi noi siamo qui a parlare di psicologia pediatrica, perché di questo abbiamo parlato da ieri ad oggi, non è un fatto isolato, è un evento che vuole avere e avrà, questa è la sua promessa, una particolare attenzione da un organismo che evidentemente vuole costituire, ipotizzare un percorso di sviluppo per gli ospedali pediatrici. Gli ospedali pediatrici non sono tutti nelle stesse condizioni e non in tutti gli ospedali il ruolo, la funzione, l'attività dello psicologo ha la stessa impronta. Ma non solo perché noi psicologi evidentemente siamo molto diversi l'uno dall'altro come tutti gli esseri umani, ma perché diverse sono anche le condizioni organizzative in cui si sviluppa il nostro lavoro. E infatti se, come dire, un rimprovero ci dobbiamo fare tutti è quello spesso di vedere il nostro lavoro esclusivamente rispetto all'attività che stiamo per fare e non vederlo o al massimo vederlo incardinato in un reparto, in un servizio, ma non vederlo all'interno dell'organizzazione dell'ospedale e all'interno del modello organizzativo dell'ospedale. Io so, da me ci si aspetta una riflessione sulla psicologia pediatrica e la farò, però mi sembra importantissimo dare questo quadro di riferimento. E, insomma, diciamola in modo molto sintetico, signori direttori generali, va fatta una domanda come il dilemma amletico: investiamo o non investiamo in questa psicologia pediatrica? Pensiamo che la psicologia pediatrica dentro all'ospedale pediatrico sia una grande risorsa non solo per gli utenti, ma soprattutto, sì, fatemi dire questo soprattutto,
per l'organizzazione, per gli operatori, per i sanitari, per i medici. Lo abbiamo sentito anche ieri, tante volte, il personale sanitario, abbiamo sentito i medici primari sottolineare come sia importante questa presenza dello psicologo pediatrico. E l'organizzazione, come vi sottolineerò ancora una volta più avanti, diventa una delle parole calde per parlare dello sviluppo della psicologia pediatrica ospedaliera. Intanto va fatta a tutti noi una domanda: che vuol dire pediatrico? Pediatrico vuol dire che è una psicologia che ha un suo specifico paradigma, o pediatrico è una individuazione di contesto, di struttura, di età dell'utenza? No, pediatrico non è solo un fatto di contesto. Pediatrico, psicologia pediatrica, ebbene ci ricordiamo noi signori colleghi psicologi che dobbiamo stare molto attenti a dire psicologia pediatrica e psicologo pediatrico, perché ogni tanto scivola questa dizione di psicologo pediatra. Noi non siamo dei pediatri, non siamo dei medici, noi siamo degli psicologi pediatrici. Siamo degli psicologi pediatrici nel momento stesso in cui però abbiamo un paradigma di riferimento di questa psicologia pediatrica, che poi ha una sua specifica contestualizzazione in ospedale, ma questo lo diremo più avanti. Diciamo subito che le parole calde, una delle parole calde per identificare, per dare un'identità, perché ce lo dobbiamo dire con forza. Qui abbiamo il presidente del nostro ordine, signori psicologi, noi siamo in cerca di una identità, che non può essere l'identità dell'essere psicologi. Allora, la prima parola è modello, / paradigma. Dire modello non significa dire teoria, lo sappiamo bene noi che operiamo e non facciamo solamente, diciamo, la ricerca a tavolino. Dire modello significa che mettiamo insieme, quindi il modello è il primo passaggio metodologico, che mettiamo insieme contenuti teorici della nostra professione, della nostra formazione di base, e poi ci mettiamo dentro i contributi ideativo-esperienziali, io amo chiamarli, cioè tutte quelle convinzioni che ci vengono dall'avere lavorato in un reparto di pediatria con utenti di età pediatrica o anche in uno studio di pediatra a cui diamo la nostra collaborazione. Allora, dire modello significa qual è il modello della psicologia pediatrica, e vorrei che sgombrassimo il campo dalla, diciamo, traduzione psicologia pediatrica uguale psicologia applicata. Se nella nostra mente psicologia applicata è quella del bollettino antico, sempre vivo e vegeto, ma con caratteristiche diverse, di psicologia applicata. Anche coloro che sostenevano, sottolineavano la bontà della psicologia applicata nei diversi campi, oggi non ci parlano più di quella psicologia applicata. Oggi ci parlano di una psicologia che trova modelli, expertise o expertise a secondo se americani o inglesi, del nostro lavoro in area pediatrica. E allora dobbiamo dire con forza che alcuni elementi di questo modello vengono dalla 54esima divisione dell'APA, che è l'associazione più importante al mondo per noi psicologi. La 54esima divisione è una divisione di psicologia pediatrica e viene da una storia di psicologia clinica dello sviluppo, di psicologia dello sviluppo. E allora dobbiamo dire con forza,
mettendo insieme questi contributi che vengono dalla 54esima divisione e i contributi ideativo-esperienziali di cui parlavo poco fa, che sono il frutto della nostra riflessione, del livello meta su quello che noi facciamo, allora tutto questo ci porta a dire senza se e senza ma. La psicologia pediatrica è una psicologia dello sviluppo a vertice evolutivo clinico. Ma l'abbiamo visto ieri, stamattina, come nel parlare poi della presa in carico del bambino, noi siamo portati a sottolineare immediatamente che stiamo andando a lavorare sul suo percorso di sviluppo, sul rischio evolutivo, perché tutti i nostri bambini ammalati di, affetti da patologia di, sono bambini che corrono un rischio di un blackout evolutivo. La cosa gravissima è che corrono questo rischio, il loro trauma, la loro sofferenza psicologica, a questo li porterà se non c'è un intervento specialistico, diciamo, specifico. Quindi la prima parola è modello. Che ci sta in questo modello? Ci sta in questo modello che noi in ospedale non possiamo parlare di casi. Per noi non c'è il morbo di Crohn, non ci sono le mici, non c'è il linfoma. Il bambino non si chiama il linfoma. Il bambino è un bambino, è una condizione pediatrica. E la condizione pediatrica è fatta da un campo di interazioni tra vertici diversi, il bambino con la gravità della sua malattia, con le risorse che ha o che non ha, la famiglia e quindi le relazioni tra il bambino e la famiglia, le relazioni tra il bambino in questo campo e il sistema curante, le relazioni tra il bambino e altre opportunità. Per esempio tutto il sistema psicosociale che un'organizzazione ospedaliera ha o non ha. Allora questo è il primo, diciamo, baluardo di una psicologia pediatrica. Non parlare di casi, non guardare il bambino come un caso, anche se, come gli americani ci suggeriscono, e io ieri molto gratificata vedevo in alcuni contributi, attenzione, noi non possiamo esimerci dal sapere della patologia, individuare che cosa, di che è fatta questa patologia, anche se poi noi ci occupiamo di processi psicologici. La psicologia pediatrica prende in carico la condizione di sviluppo del bambino e questa condizione di sviluppo del bambino la vede dalla condotta disadattiva all'alterazione dei processi che fondano quel momento di sviluppo. Dove il lavoro in psicologia pediatrica è al contrario. Noi tutti pazzi innamorati per la nostra professione di presa in carico del trauma e poi pensiamo che ci sono tutte le ricadute del mondo positive. È al contrario, è rovesciato nella psicologia pediatrica. Io prendo in carico questo percorso di sviluppo con le sue compromissioni e le sue risorse e lavoro su tutti i processi. Ricordiamoci che lo sviluppo emotivo è un processo evolutivo. Quando abbiamo fatto questo abbiamo un'enorme ricaduta sulla gestione del trauma, anche con le famiglie. Anche cominciando, perché noi cominciamo dalla diagnosi prenatale. Noi siamo lì presenti in ospedale, io come dire sono portatrice di un modello che prevede, ieri i colleghi ne hanno parlato, che prevede un percorso dalla diagnosi prenatale fino al pronto soccorso pediatrico, cioè un materno infantile, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Quest'area pediatrica sta dentro un meccanismo di materno infantile. E allora una parola calda è strengthening dentro a questo modello. Noi, il nostro scopo, la nostra meta politico-sociale è rafforzare il bambino nell'attraversamento della condizione di rischio evolutivo, di tutte le dimensioni evolutive, che la patologia porta con sé. Un'altra parola calda, che sta però dentro al modello, sono le visioni.
Che visioni deve avere la psicologia pediatrica in ospedale? Intanto non può prescindere da una visione di integrazione. L'abbiamo detto, ce lo siamo detti in tutte le chiavi, in tutte le lingue. La prima visione è proprio quella di un lavoro integrato. Noi in ospedale non ci stiamo a fare niente chiusi nel nostro sgabuzzino. O splendido, io parlo del mio che sgabuzzino, so bene che ci sono delle realtà negli ospedali molto diverse da quella nostra. Noi non stiamo là dentro, noi stiamo insieme col medico, noi abbiamo un momento in cui c'è una presa in carico prettamente specialistica, chiaramente, ma questa deve essere sempre in un rapporto di interazione forte col medico, con l'assistente sociale, con le figure coinvolte. Ma questo lo abbiamo visto da tantissimi bellissimi contributi. E l'altra visione è evidentemente la visione clinica. La visione clinica, io ho sentito molto parlare di bisogni, tutti noi parliamo di una psicologia pediatrica che in ospedale deve essere la sentinella dei bisogni del bambino. Ma cari colleghi, il nostro lavoro clinico è, dal mio punto di vista, dal punto di vista degli studi che abbiamo condotto in questi anni, noi non prendiamo in carico i bisogni detti così, noi prendiamo in carico, e quindi la sofferenza, della conflittualità tra i bisogni di sviluppo tipico che ha ogni bambino che è in ospedale e i bisogni che sono indotti dalla patologia. Pensiamo al bisogno di sviluppo di un bambino di 10 anni verso l'autonomia e invece al bisogno di dipendenza che la sua patologia, che il suo trattamento in quel momento inducono in lui. Ecco il primo momento dell'analisi della domanda nostra. Il prendere in carico la conflittualità di questi bisogni, perché sono questi bisogni, che questa conflittualità che crea questa forte sofferenza di natura psicologica. L'altra visione è, e lo voglio dire differenziandoli, la psicoeducazione e la psicologia dell'educazione. Noi ora, soprattutto gli psichiatri, i medici, quelli più illuminati, si sono tutti innamorati della psicoeducazione. Allora, la psicoeducazione stamattina l'abbiamo vista in tanti contributi. E la psicoeducazione è sviluppare una conoscenza nel bambino, anche nella famiglia, che permette di migliorare la compliance, di migliorare l'adherence, di portare il bambino a conoscere, anticipare gli eventi e quindi modulare e moderare lo stress che lo accompagna nel ricovero e nel trattamento. Ma poi ci sono gli interventi di psicologia dell'educazione. Non è un caso se noi oggi nel nostro corso di laurea abbiamo psicologia dello sviluppo e dell'educazione, dove la psicologia dell'educazione sono tutti quegli interventi di natura che consentono il cambiamento del rapporto del bambino con se stesso, con i suoi modelli, con le sue credenze, rispetto quindi a dei processi di sviluppo. E lo psicologo pediatrico si serve di tutte e due le visioni, la visione della psicoeducazione, la visione della psicologia dell'educazione. Dicevo la visione clinica, su quella non mi soffermo, ma noi siamo lì per trasformare, per orientare e promuovere la trasformazione, noi siamo lì per prendere in carico questa conflittualità dei bisogni e noi siamo lì per sapere fare una buona, autentica analisi della domanda e lavorare sullo sviluppo emotivo del bambino, sulla sua intelligenza emotiva, sulla sua autoregolazione. L'autoregolazione non è un fatto della clinica, semmai è del metodo clinico ed è della psicologia pediatrica. L'altra parola calda è sicuramente organizzazione. Noi stamattina abbiamo visto tutta una serie di possibilità operative. Queste possibilità operative non sono tutte praticabili all'interno dei diversi modelli organizzativi con cui voi traducete
la politica, le idee politiche di gestione che vi guidano nel vostro lavoro. Pensate per esempio a quando si aggregano in una razionalizzazione folle un ospedale prettamente a vocazione, non solo a vocazione, un ospedale pediatrico e un ospedale per adulti. Non se ne capisce più niente. L'altro aspetto organizzativo che no, la psicologia pediatrica in ospedale ha bisogno di lavorare per nessi. L'integrazione non è solo tra le figure di un reparto. Siccome le aziende, mi pare di poter dire, anche se non è materia mia, le aziende vanno per dipartimenti, per servizi. Ma il dipartimento che cos'è se non una rete, un'organizzazione, se non una rete di connessione tra soggetti, servizi, persone? Allora come si fa a restare chiusi nella neonatologia senza avere un rapporto con l'ostetricia, se c'è, ma c'è, insomma, forse il Meyer, sì, no, sì, no, 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 no. Da voi non nascono, arrivano. Dico, ma facendo un esempio per altre realtà ospedaliere, come si fa a lasciare sulla soglia di un reparto tutto ciò che è stato elaborato nel reparto precedente dove è stata la donna? L'altra parola caldissima è formazione. Noi ci dobbiamo mettere d'accordo, la psicologia pediatrica fa una scelta fino ad oggi, poi siamo chiamati a rimettere in discussione tutto questo, la comunità degli psicologi pediatrici. Fa una scelta, sceglie la formazione d'uso e non la formazione di scambio. La formazione di scambio è quella che ti dice: tu vieni a questo convegno, io ti insegno determinate cose, tu te le porti e nel tuo lavoro ti serviranno. La formazione d'uso è un'altra cosa. La formazione d'uso è quello che abbiamo fatto per esempio ieri e oggi, cioè fare in modo che da quello che ti porto però possa venire fuori un'elaborazione, un confronto, un livello meta che andrà ad arricchire la tua identità professionale e non è specificatamente legata al tipo di attività che tu vuoi portare dentro a una singola realtà. E poi una formazione che deve essere mista, che vogliamo dire mista. Dobbiamo avere degli spazi di formazione dove medici, psicologi, infermieri stanno insieme e fanno un percorso insieme. E per questo percorso insieme è bene che tratti tre direzioni: il ruolo, e quindi il dialogo tra i ruoli, le attività, quindi gli strumenti, le tecniche, ma anche il sé. Non è solo il sé del bambino in discussione in questo momento, nel nostro lavoro, è il sé dell'operatore. Ci viene più facile pensarlo nel trauma center, nella oncoematologia pediatrica, e ci viene meno facile pensarlo in altre realtà. Ma la formazione deve andare a incidere. È un ponentino, capisco, a Firenze ci sarà un altro, ma io ne ho preso uno che non è siciliano, quindi... È un ponentino la formazione. La formazione deve dare un venticello, deve far mettere un po' in discussione. Non è una terapia. E l'altra parola calda è sicuramente monitoraggio e valutazione. Noi siamo fortemente chiamati a monitorare il lavoro che stiamo facendo, non solo sul piano del prodotto, ma l'azienda vuole consegnato un monitoraggio e una valutazione sul piano del processo. Quanto quella tecnica distrattiva è funzionale, ha certi risultati, e quanto invece... Abbiamo visto un bellissimo lavoro di ricerca su questo, mettendo in evidenza per esempio il rapporto tra tecniche diverse. La parola ricerca non la dico, ma la parola ricerca è una caratteristica fortissima della psicologia pediatrica, anche quando su piccoli numeri diventa più una ricerca servizio per fornire al medico alcuni elementi che possono meglio far calibrare il trattamento. E
Io, direttore, anticipo, per questo le chiedo 3 minuti in più, anticipo un intervento che era previsto più tardi, ma solamente perché devo partire, ma solamente per dirvi che la Società Italiana di Psicologia Pediatrica, che in questi giorni è stata più volte citata, in questo senso si vuole orientare. All'interno della società ci sono in questo momento 4 direzioni di lavoro che sono l'oncoematologia pediatrica, il lavoro integrato tra medico e psicologo e altre figure professionali e poi una sui cambiamenti, perché come psicologi pediatrici siamo chiamati a rispondere di alcuni cambiamenti che nel contesto sociale sulle famiglie e sullo sviluppo dei bambini si attivano, e poi il neglect. Abbiamo parlato di maltrattamento, ma il neglect l'abbiamo visto anche ieri da una slide, su 100 bambini maltrattati 47 sono bambini caratterizzati da child neglect, da trascuratezza dei genitori. Noi speriamo di poter portare avanti con questa azienda questo percorso. E in ultima ci sarà un momento di congresso che posso dire, vero Presidente, co-gestiamo con l'Ordine regionale della Sicilia, l'Ordine degli psicologi della Regione Sicilia e con l'Ordine nazionale, il 30 novembre, l'1 dicembre e il 2 dicembre, sui modelli di integrazione nel materno infantile. Sarà bellissimo poter avere poster, poter avere proposte di intervento che portino modelli integrati che in tutta la realtà degli ospedali pediatrici italiani si stanno portando avanti. Grazie a nome mio e anche della società. Grazie. Grazie Giovanna Pericone. Ora siamo onorati di avere qui il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Fulvio Giardina, che invito può parlare accanto alla Presidente. Vogliamo anche quella cortesia. Cioè ce l'ha scritto prima. Ah, sì, perfetto. A 15 minuti. Scusate, ma questo microfono... Glielo dico io. Lo possiamo spostare di là? Metto qui in piedi? No, stia seduti. Poi dopo chiamiamo qui l'altro... Grazie. Prego. Grazie. L'Ordine Nazionale. Si è svitato il microfono. L'ho abitato. Grazie, buongiorno, sono molto contento di essere qui, ringrazio il direttore per avermi invitato e io sono contento perché ho ascoltato una qualità di interventi che mi rende molto ottimista per il futuro della nostra professione. Io vorrei dare 2 brevi note intanto storiche. La nostra professione fa 30 anni nel 2019, c'è esistita sempre la psicologia, sono più vecchio dei 30 anni, ma è stata proceduralizzata appena 28 anni fa. Quindi è chiaro che attinge a tutte quelle esperienze storiche degli anni 80, anche la stessa legge ha avuto una prevalenza sul versante clinico, perché in quella stessa legge, all'articolo 3, si parla della psicoterapia, abbinando quindi la psicologia e la psicoterapia. È l'unica realtà al mondo in cui la psicologia per legge, nella stessa legge, si espande nella psicoterapia. Negli altri paesi sono 2 realtà separate. Si è sviluppata nel tempo e devo dire che la professione ha anticipato e superato in parte la stessa norma. Siamo circa 104.000 gli psicologi e soltanto in questi ultimi anni abbiamo visto, come dire, una presa d'atto da parte del sistema paese su alcuni aspetti che riguardano la professione. Vorrei ricordarvi che in passato a volte le aziende sanitarie vedevano come un costo la presenza dello psicologo, nel senso che dovevano assorbirlo perché la legge lo prevedeva, ma a molti ritenevano che fosse un costo e non un valore aggiunto. E soltanto 2 anni fa c'è stato il cosiddetto decreto parametri, cioè il Ministero della Salute per decreto ha descritto quali sono le attività professionali che vengono erogate dallo psicologo. Lo ha fatto ai fini di giustizia, ma di fatto ha elencato per la prima volta, quindi esiste un riferimento normativo, tutti gli ambiti professionali dello psicologo.
e anche i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, hanno delineato un clima, un'atmosfera ben diversa. Il paese è cambiato rispetto a 30 anni fa, rispetto a 50 anni fa. È chiaro che oggi parlare di qualità della vita, di benessere, di felicità è un obiettivo che dobbiamo avere. Il nostro paese, vorrei ricordarlo, è fra i 7 paesi più ricchi al mondo, a prescindere dalla crisi storica che stiamo vivendo. Quindi è chiaro che non possiamo trascurare questi aspetti nel progettare e organizzare qualunque tipo di intervento nel contesto sociale. A scuola si deve parlare di felicità, di benessere, nelle strutture sanitarie questo è l'obiettivo principale. Quindi tutto ciò che prima, 30-40 anni fa, era secondario, oggi diventa quasi prioritario. Nei LEA, ed è la prima volta, i LEA, vorrei ricordarvi, descrivono dei bisogni esigibili, delle prestazioni esigibili da parte del cittadino, a fronte di bisogni ben precisi. Ma per la prima volta, oltre alle patologie che richiedono intervento, compare il disagio, cioè la non patologia, il disagio esistenziale, il disagio psicologico rientra per la prima volta come un diritto del cittadino di essere accolto. E questa è una cosa importante perché, come dire, si supera quella dicotomia fra psicologia e patologia, quel versante clinico. È un versante molto, come dire, molto, molto non ben definibile, perché il disagio prevede una soggettività da parte del cittadino. Il disagio è un fattore individuale. Quindi, come dire, stiamo lavorando affinché questi LEA vengano declinati in tutto il paese in maniera quanto più omogenea, perché è obbligo delle aziende sanitarie potersi adeguare in tempi brevi. Noi non crediamo e non ci interessa che nell'arco di poco tempo si possa raggiungere questo obiettivo. Sappiamo perfettamente che molto spesso questo impegno, questo patto che il governo ha fatto col Paese richiederà del tempo, richiederà investimenti, però di fatto non si può tornare più indietro. Nel senso che raggiunto questo obiettivo è impensabile che venga cancellato. Quindi questa è una ormai condizione di partenza. Io devo dare merito al direttore generale e ai direttori generali delle strutture pediatriche che, come dire, già hanno assorbito gli psicologi, ritenendo lo psicologo un valore aggiunto. Vorrei segnalarvi brevemente che, come vedete, ormai la psicologia si è differenziata nei contesti applicativi cui lo psicologo si è dato. Ora, la nostra terminologia professionale non prevede una declaratoria di varie modalità di psicologo. Lo psicologo è uno. Voi sapete, il titolo accademico lo si perde quando si fa l'esame di Stato per poi assumere il titolo di psicologo. Molti nostri colleghi confondono ancora questa denominazione, quindi si chiamano psicologo clinico solo perché sono laureati in psicologia clinica. Non è così, colleghi. Questo titolo, ripeto, lo si perde quando si fa l'esame di Stato. È chiaro che i contesti sono necessari perché le nuove tecnologie hanno trasformato il nostro sistema di relazioni. Io ho perso il mio telefonino a Verona 4 mesi fa, credetemi, non sapevo cosa fare perché i numeri telefonici non erano memorizzati. Quindi io non sapevo letteralmente come chiamare mia moglie o la mia segretaria. Le nuove tecnologie hanno trasformato tutto perché ogni utente in tempo reale può accedere a qualunque informazione sul professionista da contattare. L'Università di Oxford quest'anno ha ipotizzato che fra 20 anni, quindi nel 2037, il 51% degli atti medici, ipotizzando 100 parametri, saranno prodotti da macchine, da robot, e hanno rilevato che questo sarà gradito dagli utenti. Quindi avremo una, come si dice, una medicina robotizzata, avremo una, come dire, un ospedale gestito, chiaramente sono scenari magari estremi, però io vi riporto questa realtà. A questo punto è necessario riprendere le fila della relazione, come diceva una collega. Quindi lo psicologo assume un valore strategico perché mette in rete l'individuo con i suoi bisogni, con tutta la parte strumentale che chiaramente sarà necessaria.
Poi stiamo assistendo anche ad un processo di deospedalizzazione. Voi non vuoi, adesso è un paese ospedale centrico, se voi togliete ad una piccola comunità l'ospedale, c'è la rivoluzione, perché l'ospedale è anche uno strumento di identità sociale, ma sappiamo benissimo che questo tipo di organizzazione si sta evolvendo, abbiamo le case della salute eccetera eccetera, abbiamo una realtà quindi che prevederà il coinvolgimento diverso dei professionisti. Ecco perché lo psicologo deve essere ben pronto e preparato. Io direi, cara Giovanna, che la formazione di terzo livello è necessaria, la specializzazione, perché la difficoltà che abbiamo col mondo accademico è di raccogliere questi nuovi bisogni e superare la specializzazione soltanto in psicoterapia. Voi sapete, colleghi, che questa è l'unica specializzazione, come dire, codificata che lo psicologo può conseguire. Abbiamo bisogno di differenziarci. Lo psicologo ormai, come dire, la psicologia si è differenziata, a parlare di una psicologia ormai è improprio. Le psicologie richiedono competenze ben diverse, e se la mia generazione che rappresento riusciva a far tutto nella stessa persona, oggi è impensabile, perché, ripeto, le esigenze dell'individuo, della collettività sono altamente sofisticate. Ripeto, una mia paziente doveva farsi operare da un chirurgo, ha scelto per internet il chirurgo che su quella patologia avesse gli esiti migliori. Lei lo ha scelto, mentre prima, 20 anni fa, 30 anni fa, era la struttura che sceglieva per noi. Quindi il cittadino ha un potere di scelta, un potere di selezione molto, molto più importante rispetto a prima. È chiaro che, colleghi e direttori, la presenza dello psicologo, a prescindere, dico, tutte quelle modalità applicative che sono state descritte, ha un valore anche, come dire, io direi catartico, cioè l'utente deve sapere qual è il suo interlocutore, deve ben sapere che se sta parlando con lo psicologo, con il medico, perché sa perfettamente cosa chiedere e cosa aspettarsi. Quindi è una crescita indiretta per tutto il sistema utenti, per tutto il sistema salute. Lo psicologo di fatto permette all'utente di orientarsi nella formulazione anche delle proprie domande e nella organizzazione del proprio bisogno, perché sapete bene che i bisogni, noi lavoriamo su questo, una collega parlava delle relazioni, noi lavoriamo sull'immateriale, noi non vediamo le cose su cui lavoriamo, non lo tocchiamo, la nostra semiotica medica non è toccare il corpo del paziente, la nostra semiotica è scoprire attraverso il colloquio qual è la tipologia di relazione che lega questo individuo al mondo intero. Quindi sono sempre, ripeto, discipline comparative, Il medico quando tocca il fegato compara il fegato che tocca col fegato, col modello teorico che ha in testa studiandolo, quindi nella comparazione produce la diagnosi. La stessa cosa fa lo psicologo, ha un modello teorico che si è costruito negli studi attraverso il quale valuta l'interlocutore che è davanti. Sono tutte discipline comparative, nella comparazione emerge la competenza. Quindi lo psicologo ha questa funzione importantissima, tant'è che a prescindere dalla salute lo stiamo sostenendo. È finito, vero? Lo stiamo sostenendo con molta forza al Ministero della Pubblica Istruzione. Abbiamo delle interlocuzioni molto forti col sottosegretario De Filippo, col ministro Fedeli, perché una scuola moderna, una scuola di un paese moderno, non può se non investire sulle infrastrutture mentali dei ragazzi. È impensabile ancora avere una scuola che misura con lo zaino e con i chili di libri che si portano dietro il sapere. È una scuola in cui bisogna riscoprire il piacere di giocare, meno compiti a casa. Cioè, stiamo lavorando affinché in ogni scuola ci sia uno psicologo. Quello che, su cui dobbiamo riflettere è il modello applicativo. Chiaramente non possiamo pensare che ogni psicologo determina un modello valido per gli altri. I modelli vanno costruiti e condivisi a secondo i percorsi strategici che vengono fatti. Per esempio, in ambito scolastico si lavora più come psicologo consulente strategico della direzione piuttosto che lo psicologo che entra in classe, la classe è dell'insegnante. In sanità è chiaro che dobbiamo avere dei modelli organizzativi. È impensabile, perché la sanità è
tale se è ben organizzata. Se non c'è organizzazione non c'è servizio sanitario, perché l'utente non può accedere a nulla dei servizi. Voi immaginate che se andassimo in ospedale non ci fossero le indicazioni dei reparti dove dovremmo andare. Quindi è chiaro che l'organizzazione facilita l'accesso e facilita anche l'erogazione dei servizi. I modelli vanno verificati e vanno applicati, nel senso che abbiamo poche esperienze di strutture complesse di psicologia che governano i processi, perché si è preferito come strategia generale in Italia, piuttosto che organizzare gli psicologi in un servizio ospedaliero, come dire, frammentarli nei vari servizi, per carità, scelte che andavano bene in passato, che probabilmente in futuro richiedono una riflessione particolare. Se un'azienda deve investire economicamente sulla psicologia, è bene che investa tout court su un servizio ben organizzato, perché questo permetterà di verificarlo nel tempo. Quindi noi stiamo portando avanti, e l'interlocuzione che abbiamo con lo sottosegretario Faraone e col ministro Lorenzini è su questa base. Cioè è inspiegabile come in Italia su 5.500 psicologi strutturati nel servizio sanitario, cioè dipendenti, e circa 7.000 invece come Cococò che afferiscono, quindi circa 12.000, abbiamo soltanto circa 900.000 psicologi negli ospedali, e si possono contare sulla punta di due mani, e forse di una sola mano, le organizzazioni complesse di psicologia in ospedale. Cioè, questi sono dei dati su cui dobbiamo riflettere, colleghi. Dobbiamo capire che l'organizzazione è funzionale, oltre che all'immagine della professione, a ben veicolare agli utenti tutto questo nostro sapere. Però io finisco perché il tempo è scaduto. Io vi ringrazio, ho ascoltato stamattina con grande piacere, sono orgoglioso di essere presidente nazionale, siamo 104.000 psicologi e ho ascoltato relazioni di grande intervento. Per quanto una piccola cosa personale, guardate, i modelli purtroppo non si possono confrontare con le organizzazioni sanitarie degli altri paesi, perché in Germania non è come l'Italia, quindi possono essere belli sul piano descrittivo, ma non possono, è difficile che questo modello possa traghettare in Italia, perché noi abbiamo, per esempio, per noi è un diritto costituzionale la salute, cioè ci sono, come dire, azioni molto più complesse. Vi ringrazio molto della vostra attenzione, seguiteci i lavori del Consiglio Nazionale sul sito www.psai.it o sulla pagina Facebook del Consiglio Nazionale, perché tutte quelle cose che vi sto dicendo le trovate in itinere mentre ci aggiorno. Grazie e buon lavoro. Resti pure. Ringrazio il Presidente per il suo autorevole intervento. È importante però che sia presente con noi anche la Società Italiana di Pediatria, quindi invito qui accanto a me Francesco Macri. Voi lì, prego. Anche per lei 15 minuti, grazie. Grazie agli organizzatori per l'invito. E porto ovviamente, non dico i saluti, diciamo le congratulazioni della Presidenza e del direttivo intero della società. Due comunicazioni di servizio immediate. A causa della temperatura ho ritenuto avere la deroga per la giacca, vi dedico però la cravatta comunque. La seconda comunicazione è che ho un treno che parte, spero in orario, per cui finita la comunicazione dovrò allontanarmi. Quando mi è stato dato dal Presidente questo incarico, pensavo che mi sarei sentito un clerico tra laici, come si dice. Poi in realtà ho fatto una ricostruzione. Io prima di diventare pediatra volevo diventare psichiatra, quindi una certa giustificazione ce l'ho. Ma soprattutto ho sempre avuto una convinzione che è in qualche modo identificata, rappresentata da questo lavoro di Luigi Solano, di come l'affiancamento del pediatra e dello psicologo può portare a dei rilevanti risultati in termini di guadagno terapeutico in senso lato. Io sono anni che dico ai miei
specializzandi, imparate a dedicarvi ai problemi di comportamento dei bambini. Ormai le malattie croniche vengono gestite dai centri di riferimento. Le malattie acute, figuriamoci se una mamma non sa quando usare la tachipirina o l'aerosol, i controlli di accrescimento possono essere fatti da qualunque figura così professionale pediatrica, per cui la cosa importante ormai è dedicarsi ai problemi di comportamento. Tant'è che nella mia attività professionale da alcuni anni, ci sono riuscito, ho inserito proprio uno sportello di consultazione psicologica. Quindi nel mio studio c'è uno psicologo che quando mi trovo di fronte a un bambino con problemi di comportamento viene è coinvolto nella gestione di questa situazione. E perché è importante questo? Perché è vero che noi ci troviamo di fronte a un calo delle nascite. Nel giro di un secolo sono praticamente dimezzate. Però è anche vero che i problemi di comportamento si sono amplificati. Se è vero, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dal 7 al 10% dei bambini e degli adolescenti ha rischio di malattia psichiatrica, se è vero che nel nostro paese noi oggi abbiamo 30.000 bambini con sintomi di depressione, 300.000 adolescenti con sintomi di depressione, 100.000 bambini con effetti da autismo e poi un elevato numero di situazioni di rischio per gli adolescenti in termini di disturbi al comportamento, abusi di sostanze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono calati i bambini, ma sono aumentati i loro problemi, che hanno poi delle ripercussioni sul piano clinico. Che se io vado a vedere i bambini che soffrono di asma, i bambini depressi hanno una maggiore attività bronchiale, quindi hanno un asma più grave rispetto agli altri, rispetto al gruppo di controllo. E c'è poi un'altra situazione che vede, come dire, una modificazione numerica, ed è quella della presenza dei pediatri sul territorio. Perché negli ultimi anni, fino a qualche anno fa, le cose andavano ancora bene, ma recentemente viene segnalato come la perdita di un numero così, 1.750 pediatri negli ultimi 4-5 anni, e ce ne stanno poi alcuni in procinto di andare in pensione, quindi il problema comincia a diventare rilevante, e quindi mentre oggi abbiamo 11.000 pediatri circa di libera scelta, ne servirebbero circa 14.000. Quindi questa è la situazione. Questo finisce, secondo me, per creare, poi abbiamo la crisi anche nel pediatra ospedaliero, ovviamente. Questo finisce per creare degli spazi per degli approcci di terapia che non sono necessariamente medici e che non sono soprattutto necessariamente farmacologici. Ma ancora, questa è una nostra esperienza che abbiamo fatto insieme a Luigi Solano. Se io prendo i bambini asmatici e vado a vedere le mamme e somministro un questionario che voi conoscete meglio di me, il TAS, per la definizione della lessitimia, il punteggio TAS delle mamme, quindi il punteggio della lessitimia delle mamme, è correlato alla gravità dell'asma del bambino. Ma non solo, in un campione purtroppo ristretto, di mamme che hanno accettato, abbiamo applicato la tecnica della scrittura e alla fine del protocollo i bambini delle mamme che si erano sottoposte alla tecnica della scrittura avevano un miglioramento dei test di funzionalità respiratoria. Quindi capite come tutto questo ci porta a considerare che il bambino in realtà è un sistema complesso che fa sì che lo stesso bambino possa avere diverse reazioni e che fa sì che diversi bambini possano avere la stessa reazione. Tant'è che se una mamma accarezza il proprio bambino si abbassano i livelli di cortisolemia e il tono vagale del bambino. Tant'è che addirittura un bambino può presentare dei sintomi per traumi subiti dai propri ascendenti, come se ci fosse un effetto epigenetico legato al trauma che si trasferisce nella discendenza del soggetto che ha subito il trauma.
Ora, a fronte di questa realtà, che cosa succede nel nostro sistema? Come si fa a tornare indietro? Che mi sa che ne è saltata. Ecco. Che cosa succede nel nostro sistema sanitario? Beh, io potrei così, no, cioè non l'ho fatto io, l'ho preso questo elenco, e queste sono, come dire, i dieci canali di attività che potrebbero in qualche modo riguardare lo psicologo pediatra in ospedale. Però, diceva prima appunto il presidente dell'ordine, un dato che io avevo già in qualche modo rintracciato, perché in un libro, un testo di Paolo Bozzaro, di, se non ricordo, 4-5 anni fa, si segnala come appunto su un numero di 5.638 psicologi del Sistema Sanitario Nazionale, meno del 20% viene impiegato negli ospedali. Meno del 20% viene impiegato negli ospedali. Allora, a fronte di questa situazione, abbiamo però una forte richiesta di prestazioni. Questi sono dati che mi ha dato qualche giorno fa Simonetta Gentile, che è la responsabile del servizio di psicologia all'interno del Bambino Gesù di Roma. E come vedete, nel 2016, nell'ospedale Bambino Gesù di Roma, ci sono state 20.000 consulenze d'ordine psicologico, 15.000 visite e 700 ricoveri di day hospital. Quindi abbiamo, da una parte, come dire, un freno, no? Da una parte il numero dei pediatri a disposizione nei reparti degli psicologi pediatrici nei reparti è contratto, è contenuto, è frenato, e dall'altra però abbiamo una rilevante richiesta di prestazione. Però ci sono alcuni eventi che in qualche modo vengono a supporto, come ad esempio questa sentenza del Consiglio di Stato che afferma che i dirigenti psicologi del Sistema Sanitario Nazionale possono dirigere anche unità funzionali complesse. Esistono anche delle realtà di formazione. Si diceva prima appunto come il ruolo della formazione sia fondamentale. Quindi noi abbiamo delle situazioni favorenti. Ma non in ultimo, non dimenticatevi gli aspetti economici. Che quando si va a discutere col Ministero, questi sono quelli che vengono messi sul tavolo. Allora, a questo riguardo ho rintracciato questo documento, anzi un testo, un libro praticamente, fatto dall'EMPAP, che vi riguarda, su come è possibile investire in psicologia. E tra così le altre considerazioni cita appunto il Social Impact Bond, quindi una sorta di investimento, quindi una procedura, no? È una procedura, una strategia che può essere applicata in vari settori, ma nel momento in cui lo volessimo applicare nella psicologia, questo investimento consente di ottenere risultati secondo il modello del cosiddetto win-win, che significa che una volta che si investe, noi ci troviamo di fronte al fatto che vincono i cittadini, che vedono aumentati i servizi e la loro qualità di vita senza dover pagare in più per questo, vincono gli operatori professionali coinvolti e le imprese sociali che riescono a trovare occupazione, vince la politica che indica le priorità e realizza servizi innovativi senza mettere a rischio i denari dei contribuenti, vincono gli investitori che raggiungendo in maniera efficiente l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei loro concittadini hanno un ritorno economico interessante, vince lo Stato sociale, vince la scienza, vince in generale il sistema paese. E come esempio di questa strategia ho scelto tra i vari progetti di ricerca alcuni che mi sembrano più interessanti, come questo per l'approccio alla DHD, oppure quest'altro sul maltrattamento e abuso dell'infanzia, oppure il terzo, la psicologia scolastica e informatica per la riduzione dei costi di bocciatura e dispersione scolastica. Quindi in tutti questi progetti emerge un po' questa logica del risparmio economico per il sistema sanitario in generale.
E quindi, in conclusione, quali possono essere le proposte da parte nostra, da parte della società? Intanto verificare la tracciabilità delle prestazioni di psicologia pediatrica all'interno dei flussi amministrativi, perché quando questo è stato fatto per altre attività ci sono state delle discrepanze rilevanti. Quindi è importante sapere qual è esattamente, come dire, l'utilizzo, anche se è un termine forse che a voi non piace molto, ma insomma, quello che mi viene in mente adesso, l'utilizzo di una consulenza o comunque di un intervento psicologico all'interno degli ospedali, l'entità di questo utilizzo, una valutazione oggettiva delle situazioni di bisogno psicologico del bambino ricoverato e o nei suoi genitori, un calcolo delle necessità di psicologi ospedalieri pediatrici. E sarebbe anche interessante, io ho cercato di rintracciare qualcosa in questo senso e non l'ho trovato, dei confronti che consentano di stabilire qual è il vero risparmio di tipo amministrativo. Uno di questi confronti potrebbe essere, ad esempio, la durata di degenza media, cioè bambini con la stessa patologia hanno una durata di degenza, io immagino, molto più breve, nel momento in cui vengono assistiti in reparti dove, oltre al pediatra, c'è anche un'attività di supporto psicologico. Quindi l'applicazione di queste proposte potrebbe portare come risultato a incentivare la presenza dei psicologi nei reparti ospedalieri pediatrici. Grazie per l'attenzione. Allora, ringrazio Francesco Macri. È stato anche perfettamente nei tempi. Ridarei la parola per concludere questa sessione al dottor Petralia, poi affiderei a Giampaolo Donzelli perfettamente in orario di 10 minuti per eventuali interventi o domande. Approfitto per salutare il congresso, perché io poi nel pomeriggio purtroppo non sarò essere presente, non potrò essere presente, e ringrazio nuovamente sia Giampaolo Donzelli che Francesca Maffei per lo sforzo di questi due giorni e l'organizzazione veramente di un importante congresso. Paolo, a te le conclusioni. Grazie Alberto. Innanzitutto esprimo il compiacimento, perché non soltanto ho il piacere di poter tracciare un minimo di sintesi, ma anche, dicevo, il compiacimento di aver accolto e recepito spunti interessanti che io, se mi consentite, rilancio. Perché se l'impegno iniziale era quello di dire ci siamo, io risponderei con un ci siamo come, piuttosto che un ci siamo interrogativo tra il sì e il no, quindi nel dubbio del porre la domanda. La risposta è sì. Investiamo in questo? I management degli ospedali pediatrici, almeno quelli che qui oggi hanno convenuto e hanno presentato le loro esperienze, mi permetto di citare, oltre al Meyer, il Gaslini e il Bambin Gesù, perché sono, come dire, portatori di contributi congressuali espliciti, ebbene, loro hanno non solo dimostrato direttamente, ma esplicitamente confermano la disponibilità ad esserci. Ma quello che dicevo inizialmente è che l'intera associazione degli ospedali pediatrici vuole esserci, ma non vuole esserci da sola. Oggi avere qui avuto il contributo non soltanto propositivo, ma anche assolutamente sul pezzo dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, della Società di Psicologia Ospedaliera Pediatrica, della SIP, con la quale AOPI collabora strettamente nell'ambito di un percorso strutturato, e quindi non è una novità, ecco, che abbiamo un canale aperto di interscambio. Ebbene, questo mi consente di poter dire che forse il come noi possiamo tracciarlo. Si può allora investire? Si deve investire. Come? Io credo che si possa dire direttamente e indirettamente. Si può investire direttamente, certamente la OPI può farlo, attivando un tavolo permanente, un gruppo permanente di lavoro, che è la sua dinamica operativa consueta. Noi abbiamo 7-8 tavoli permanenti di lavoro tematici, nei quali partecipano i responsabili dei segmenti di quel tema dei 12-13 ospedali pediatrici.
Quindi in qualche modo questo congresso può essere l'assise nel quale noi possiamo impegnarci ad attivare, ma subito a settembre, un gruppo permanente di lavoro della OPI a cui invitare a far parte fin da ora i tre referenti, i tre responsabili che sono qui presenti, Meyer, Bambino Gesù e Gaslini, ma certamente di tutti gli altri ospedali pediatrici che vorranno concorrere a questo percorso. E questo è un impegno, perché un gruppo permanente di lavoro significa avere uno spazio di confronto, di dialogo, di discussione, ma soprattutto di concreta realizzazione. Dai tavoli degli altri segmenti noi abbiamo ottenuto documenti, impegni, ma anche risultati. Il secondo elemento è che su questo tavolo, poi dirò qualcosa, potremo portare già degli argomenti che sono emersi da questa tavola rotonda, ma non posso pensare che anche indirettamente, parlando come AOPI, si possa contribuire a questo lavoro. È un auspicio, ma anche una richiesta al Presidente dell'Ordine, al Presidente, alla Presidente della Società. Lavoriamo insieme. Abbiamo, come dire, la possibilità di strutturare dei rapporti, proprio formalmente parlando, ma anche e soprattutto delle interlocuzioni. Perché cito due temi. Il rapporto col Ministero della Salute, per evidenziare come solo 1000 su 5000 psicologi lavorino in ospedale. L'allocazione delle risorse, e il collega della SIP l'ha evidenziato, è un problema non soltanto di buon governo, ma è un problema anche etico di gestione di quello che ci viene affidato come non soltanto opportunità ma anche responsabilità. Allora, lavorare su questo, lavorare sulla scelta della transizione di risorse dal territorio all'ospedale va controtendenza, è vero, perché oggi si parla di spostare dall'ospedale al territorio, sì. Ma mica sempre è così e mica ovunque deve essere così. Questo è un settore dove, ad esempio, è ben evidente la carenza di risorse, di capitale umano all'interno dell'ospedale, soprattutto in quella chiave di lettura per cui lo psicologo è, nella visione olistica di un rapporto poi di presa in carico e di cura del paziente, e colui il quale può davvero poi fare sintesi e creare e sostenere le relazioni. Dall'altra parte, i contenuti, si è parlato di modelli, di percorsi, sia a livello di utente, sia a livello di operatore, sia a livello di organizzazione. Ecco, su tutti questi tre livelli, il rapporto di modelli e percorsi, io credo che nel tavolo, con il supporto della società, oltre che dell'ordine, possa naturalmente trovare un luogo di elaborazione nobile, di valore, di livello, autorevole, per produrre, anche questo è stato detto, non un modello, non una linea guida, perché non è possibile, perché i contesti sono diversi, le risorse sono diverse, gli scenari e i bisogni, però possiamo certamente creare dei paradigmi applicabili di volta in volta, di contesto in contesto. La formazione e la ricerca, si è detto. Il terzo livello è un tema che, per quanto ci riguarda come ospedali pediatrici, è pane quotidiano, perché noi abbiamo i subspecialisti pediatri che partono dall'essere pediatra in su. Mi pare molto similare la logica dello psicologo psicoterapeuta in su. Ma anche la specialistica universitaria, non soltanto i master, non soltanto le occasioni congressuali, perché anche le scuole di specialità universitarie vanno ricondotte a sistema, e questo è un altro tema che è stato lambito, ma certamente è centrale. E aggiungo io, se permettete, forse l'avete toccato durante i lavori, non in questo dibattito, ma lo aggiungo, il rapporto con il terzo settore, con le associazioni, col mondo non profit, a cui afferiscono molti delle titolarità dei 7000 contratti di collaborazione, e che per noi direttori certamente è un tema molto dibattuto, aperto e difficile, perché la governance di queste relazioni, di questi rapporti coi professionisti, è mediata da un interlocutore che non è l'azienda e in qualche modo mette in gioco sistemi e relazioni da comporre. Mi pare che questo possa essere un tema di interesse comune da riportare al tavolo. E allora concludo. Se da un lato è fuori di discussione il sì o il no ad investire, è sì, ma invece è discutibile il come, noi qui oggi forse abbiamo fatto un passetto in avanti nel descrivere la modalità. L'impegno potrebbe essere questo. Se anche gli altri ospedali di volta in volta promuovessero iniziative come queste,
potrebbe essere un luogo di dove ritrovarci periodicamente, di momento in momento, per verificare la progressione, lo sviluppo di questo cammino. Quindi non soltanto una dichiarazione di intenti, ma anche la possibilità di ritrovarsi a misurare il cammino fatto e rilanciare lo step successivo. Tutto questo non è utopia, perché dipende da noi, da voi, certamente anche da noi istituzioni, che in qualche modo insieme possono forse contribuire a rendere la domanda iniziale si può investire in una risposta certamente sì, facciamolo in questa maniera. Ci proviamo. Complimenti direttore. Un'ottima fine. Grazie. Paolo. Bene, credo che la sessione che ci ha preceduto meriti un po' del nostro tempo per qualche riflessione e confronto. Non ci sono più i moderatori di quella sessione, quindi prendo io il loro posto. E quindi vi ricordo che le sessioni erano quella di oncologia, il paradigma della malattia oncologica, così come espresso da Andrea Pession e da Marina Bertoletti, l'uno di Bologna e l'altro di Torino. Chiedo se ci sono delle domande o delle precisazioni o delle... Allora passiamo alla seconda gruppo di relazione, delicatissimo. Il titolo era «Quando il prendersi cura del bambino della sua famiglia diventa la cura». Riferivano il dottor Andrea Messeri, nostro responsabile della terapia del dolore, cure palliative del Meyer, insieme alla rappresentante di tutte le professionalità psicologiche, ma particolarmente dedicata a questi aspetti, la dottoressa Marianna Scollo Abetti. Ci sono delle domande? Sono in sala Andrea Messeri? Beh, io faccio una domanda, poi ovviamente se ce ne sono altre. Questo tema importante, che non è solo, anzi non è per niente da comitato etico, ma è dai professionisti, rispetto a quello che si può fare e quello che si deve fare, mi chiedo se non dovrebbe essere adottato da questo ospedale e magari anche da altri, visto che non ci sono norme, ma la norma è data dai diritti delle persone. Questa è la nostra norma. Dico sempre che io sono pronto a trasgredire la legge se questo, il paziente mi obbliga a fare questo. Allora chiedo, ma non potrebbe essere che lo psicologo deve avere una funzione più precisa nelle scelte quando diventa, l'ha detto Andrea Messeri, c'è chi guarda un numero, la saturazione di ossigeno, che è da 90, 80, 50, 0. E si continua, si continua, si continua. Mi chiedo, non potrebbe essere assunto quantomeno come pensiero, riflessione, che lo psicologo non ha solo un'azione terapeutica, quindi entra nel processo di cura, di supporto e di altre prestazioni, ma diventa un decisore al pari, perché a quel punto quella persona, i cui organi hanno già detto quello che dovevano dire, tanto che i tracciati, rispetto a situazioni dove, diciamo questa parola, si fa trattamento futile, lo dicono gli anglosassoni, è chiaro che ormai si chiama anche accanimento, ma non potrebbe essere dove lo psicologo in quel momento può interpretare vari segnali e dire ciò che si deve fare, anche lui entrare come decisore nelle scelte. Questa era la domanda
avendo vissuto tantissimo di questi problemi, avendo provato a scriverlo e sollevando vari aspetti. Però mi avete convinto quando voi in qualche modo vi presentate, poi cesso se non parlo troppo, state come i portatori del linguaggio dell'anima, i portatori del linguaggio della condizione spirituale della famiglia, del bambino, eccetera, che in quel momento sono loro i nostri monitor, o meno dovrebbero esserlo. Devono è una parola che a noi psicologi piace poco, no? E soprattutto in un contesto in cui comunque il paziente e le decisioni ancora legali sono molto vincolate dalla presa in carico medica, nemmeno medica infermistica, ma medica. E noi psicologi possiamo, più che essere decisori, mi viene da dire stimolatori di processi o di decisione negli altri, ed è quello che forse mi viene da dire io che sono entrata in rianimazione faccio di più. Io pungolo e stimolo i medici a fare le scelte facendogli vedere quello che sono i bisogni emotivi del paziente, o pungolo i pazienti o i fratelli. L'ultimo caso, un nostro paziente Antimo, viene anche che abbiamo seguito anche in collaborazione con alcuni colleghi bravissimi delle cure palliative di Napoli, lì ho pungolato il fratello che potesse permettersi di andare a un colloquio insieme alla famiglia, ai genitori, a me, ai professionisti che lo seguono, del primario della nostra rianimazione, perché si facessero certe scelte. E per il nostro primario, che ha diciamo un potere decisionale molto forte, è stato l'unico motivo, cioè l'unico personaggio che gli ha permesso forse di fargli crollare le difese e gli ha permesso di fare poi le scelte migliori per il paziente. Allora ecco, mi viene da dire, più che decisori dobbiamo essere quelli che nel sistema trovano a spingere quelli che possono esprimerlo il bisogno e che ci si può permettere di esprimerlo. Forse mi viene da volare basso dopo anni di tentativi. Quello che dice lei l'avrei proposto i primi anni che ci lavoravo. Forse il mio pungolare adesso è a una macchinetta del caffè, qualche momento in più, che non sono momenti banali. Io credo che il processo decisionale poi si può insinuare in tanti momenti, in tanti professionisti. E soprattutto ecco, in tanti professionisti, perché poi la scelta e le decisioni sono sempre collegiali. Non è mai di un medico e di tanti medici, non è mai di un responsabile, ma è di un insieme di professionisti che si fanno vedere pronti a fare una scelta. Ecco, quindi più mi viene da dire, ecco, su questo aspetto. E quando il personale ti riconosce questo valore, perché non è casuale, allora è lì che il nostro ruolo è già conquistato. Sì, dicevo, decisore nel senso di una pari identità e dignità di visione. Ecco. Tanto ormai l'errore cartesiano non è che non c'è più nei nostri ambienti, ancora prepotentemente presente. I colleghi Boris Zernikov e Julia Wager sono in sala, sono andati giustamente a vedere Firenze, quindi li ringraziamo per la loro presentazione. E quindi adesso per la nostra cara Laura Vagnoli, vi ricordate, ha presentato vari aspetti poliedrici, una sintesi, direi quasi proprio una sintesi di che cos'è un tipo di assistenza nelle variabili che ha presentato. La sua presentazione aveva il titolo Le tecniche psicologiche per la gestione dell'ansia e del dolore. Ci sono delle domande? Prego. Buongiorno, io volevo chiedere alla collega se praticavano anche con i bambini, perché ho visto che c'è letteratura e il training autogeno, perché ho visto che un leggermente modificato è stato applicato anche sui bambini. Noi non la utilizziamo perché richiede comunque, a parte una formazione specifica che io personalmente non ho, ci troviamo sempre in dei contesti molto
come dire, un po' d'emergenza a volte quando utilizziamo le tecniche, per cui cerchiamo di elaborare un po' alcun tipo di rilassamento, la visualizzazione, che si assomigliano in qualche modo, ma che possono essere anche immediate, senza una preparazione che invece magari il training autogeno, essendo un po' più specifico e comunque più specifico, necessiterebbe magari una conoscenza del paziente anche più a lungo termine e provarlo più volte, mentre noi a volte lo facciamo immediatamente con pazienti che non conosciamo, e quindi la visualizzazione è un qualcosa di più semplice che possiamo permetterci di spendere anche con un paziente dove la relazione nasce poi in quella conoscenza immediata, a volte di pochi minuti o anche meno. Altre domande? No, volevo solo io sottolineare all'ultimo, queste presentazioni che ammettiamo sono un po' concitate, sono un concentrato, ma la voglia di mettere tantissime cose insieme, Francesca e Dio, ci ha portato a fare comunque le scelte di poter dire qualcosa, anche se in tempi a volte non del tutto appropriati, troppo poco tempo. Ecco, volevo solo citare quello che ha detto Laura, che poi si ritrova in una poesia dell'Ada Merini, che dice: amo le persone che in se stesse trovano le parole da non dire. È solo una grande poetessa come la Merini poteva fare questa. Ecco, io ti chiedo, Laura, ma vi state voi costruendo proprio un modello, un linguistico modello, che sarebbe interessantissimo poi, perché anche i medici comunicano, e i genitori non è che differenziano cosa chiedere da una parte e cosa chiedere da un'altra, chiedono a entrambe le figure, però hanno modelli probabilmente di risposte diverse. Lo stai notando questo? Allora, noi non stiamo costruendo un modello, perché costruire un modello forse è un passaggio successivo, bello, ma in questo momento forse utopistico per quanto ci riguarda, però sicuramente la condivisione e avere dei medici che in questo contesto, anche nel nostro ospedale, ci chiedono cosa dire, significa farli anche avvicinare a quello che è il nostro linguaggio. Quindi forse noi siamo in una fase in cui ci raccontiamo, cioè ci narriamo, no? In un certo senso quello che noi raccontiamo il nostro linguaggio, e loro ci raccontano il loro, e cerchiamo di capire quello che è il migliore da poter utilizzare in contesti diversi. Credo sia quello che stiamo un po' facendo, soprattutto in dei momenti di condivisione. Per dire, noi abbiamo questa esperienza in oncomatologia da qualche mese, facciamo degli incontri con i medici proprio per rispondere a questa domanda: cosa dire e cosa non dire. Non abbiamo trovato le risposte, però abbiamo trovato come ci si sente quando diciamo e come ci si sente quando non diciamo, e questo penso sia già un passaggio avanti, forse ancora prima, no, di un modello che sarebbe bello, no, poi raggiungere, però penso sia già molto importante che in un ospedale come il nostro ci sia un momento di riflessione, un momento per ascoltarci. Bene, grazie. Ora l'ultima sessione a due voci della dottoressa Maria José Caldés, del Centro di Salute Globale del Mayer, e della dottoressa Maria Chiara Monti, del Servizio di Etnopsicologia del Policlinico Giaccone di Palermo. Ci sono delle domande? Mi pare che Pepa non ci sia. C'è questa cosa che ci è piovuta addosso, proprio silenziosa fino a poco tempo fa, perché gli sbarchi sono di 25 anni fa. Pietro Bartolo opera lì da 25 anni. C'è voluto un film, c'è voluto un documentario, non c'è voluta una coscienza politica, una manifestazione, un'assunzione di responsabilità. Non sono stati gli uomini di culto, non è stato nessuno, non è stato altri medici. C'è voluto un documentario per far capire cosa stava succedendo. Adesso però sappiamo, non è che possiamo far finta di non sapere, e sta realmente succedendo un genocidio.
perché quattro giorni fa sono morte 130 persone, molte donne e bambini. Mi pare che in questi giorni ce ne siano un altro paio di centinaia, quindi soltanto in questo periodo del congresso sono morte circa 400 persone. È un problema d'Europa, ma ci tocca a noi, perché queste cose saranno scritte che sono accadute nella terra d'Italia. Poi la storia, ma siccome però il dato di fatto è che muoiono nel nostro paese. Beh, voi più che una cosa di tipo psicologico, credo che sia tutto da questo punto di vista. L'ultimo, come si chiamava quella situazione del bambino? L'ultima? Il bambino talibè. Ci vuoi dire due cose in più? Ma anche, se ho ben capito, voi non siete un organo dello Stato. Beh, insomma, prego. Sì, allora intanto è vero, questa cosa degli sbarchi traumatici è una cosa anche recente, cioè gli sbarchi sono sempre più drammatici e ci sono sempre più naufragi, e noi infatti vediamo spesso anche adesso le sindromi da sopravvissuto, che sono quelle alla fine di cui ha sofferto fino alla fine Primo Levi, e che poi però alla fine Primo Levi infatti non ce l'ha fatta. Cioè di quelli che riescono a farcela, ma che sono stati testimoni di tragedie, e hanno visto morire le proprie madri, i propri fratelli o i propri compagni di viaggio. Quindi le sindrome da sopravvissuto ce ne dobbiamo occupare, e come dicevano i colleghi medici, non è un problema soltanto dei pazienti che incontriamo, perché possiamo anche non occuparci di psicologia transculturale perché scegliamo un'altra specialità o scegliamo di aprire uno studio privato, però purtroppo il trauma transita di generazione in generazione, e i figli della Shoah ce lo hanno raccontato, e c'è letteratura su questo. Quindi tutti coloro che si occuperanno di psicologia e anche di medicina, tutti comunque dovranno confrontarsi col problema del trauma trasmesso in seconda e in terza generazione. Sì, noi facciamo psicologia, può sembrare che facciamo politica poi, perché denunciamo le scuole coraniche, denunciamo le torture, denunciamo tutto, appunto, per esempio le prigioni in Libia, che sono luoghi di detenzione molto gravi dove le donne e i bambini vengono abusati. I bambini che incontriamo sono stati drogati, sono stati violentati in Libia, quindi veramente al di là della costa. Purtroppo però noi facciamo un lavoro veramente da precari a proposito di psicologi strutturati, perché ancora la psicologia transculturale non è una realtà molto forte. È per esempio la nostra associazione, perché noi lavoriamo con l'associazione, appunto a settembre dovrà chiudere i battenti perché non abbiamo fondi, e il policlinico dice purtroppo non vi possiamo assumere. Quindi è veramente un problema importante, e vogliamo, e per questo veramente ringraziamo il congresso e l'Istituto Meyer, Francesca Maffei, dell'invito personale, perché poter rappresentare la psicologia transculturale in luoghi come questi per noi è veramente una testimonianza importante, che portiamo noi come psicologi, ma che riusciamo a portare la voce degli inascoltati e degli invisibili come i bambini talibè. Grazie. Bene, vi ringrazio. Avendo qui il privilegio di avere il presidente della OPI, cioè delle massime espressioni ospedaliere nazionali, mi permetto di dire, se vuole giusto pochi secondi aggiungere qualcosa, che credo che le società scientifiche hanno il compito principale di fare cultura, scienza, ma di fronte a questi aspetti devono avere anche la determinazione e anche la sensazione di fare veramente politica, se per questo intendiamo schierarsi fattivamente accanto ai diritti delle persone e dei bambini. E quindi, dopo aver sentito queste cose, io mi permetto di invitare la OPI in qualche modo a far sentire interamente la sua voce, anche a sostegno di una realtà che vive così alla giornata quasi, che probabilmente dovrà chiudere la sua attività proprio a Palermo, dove peraltro c'è anche
un'importante sede molto a noi vicina, ospedaliera. E quindi mi permetto, se siete d'accordo, che tutto il congresso manifesti questa sua preoccupazione e attenzione. Un minuto. Mi regali ancora il microfono, Giampaolo, grazie. Ma mentre parlavi, ripercorrendo questa testimonianza e quindi questa evidenza, ripensavo al fatto che noi ci preoccupiamo dei bambini, delle loro famiglie, ma ci preoccupiamo e vi preoccupate anche degli operatori, e ci dobbiamo preoccupare anche delle loro famiglie e di tutto quel legame di rapporti e relazioni che poi alla fine si chiama società, in qualche modo, perché mette in campo e in gioco non soltanto appunto la cura, ma prima ancora la presa in cura, no? E quindi la capacità di costruire bene, quel bene che è e poi alla fine il valore che come professionisti, ciascuno di noi, ma come organizzazioni, siamo chiamati a moltiplicare. Ora, poiché il bene comune non è la somma di tanti beni, come ben sapete, ma è la moltiplicazione del mio bene, del tuo bene, del suo bene, se in una moltiplicazione uno dei fattori è zero, anche l'altro diventa zero, e quindi se io moltiplico tanto per zero fa zero. Non possiamo permetterci di portare con noi dei valori che vengono azzerati. Quindi questo auspicio che tu facevi in qualche modo, non solo lo volentieri lo replico, ma anche lo assumo per quanto possibile. Perché laddove c'è un valore espresso, laddove c'è una competenza, laddove c'è una risposta, laddove c'è una capacità e a volte anche una sostituzione purtroppo a quello che altri dovrebbero compiere e fare rispetto a risposte essenziali, lasciare che quel valore, che quella risposta in qualche modo si sgonfi, non certo per volontà, non certo per incompetenza, ma per impossibilità o per contesto, quello è una depressione complessiva che non soltanto tocca quel fattore di valore, ma tocca il valore complessivo, perché azzera una moltiplicazione che invece è chiamata a essere appunto fattore di diffusione, di contagio, di allargamento. Quindi volentieri cercheremo tutti di continuare a fare non soltanto il nostro piccolo mestiere, ma anche a essere trasduttori, a essere trasferimento di istanze come questa, ma come tutta questa di questo congresso, che ha evidenziato certamente come la psicologia ospedaliera pediatrica sia un valore, vada preservata, vada aiutata, vada sostenuta, vada moltiplicata. Bene, grazie. Vi ricordo che alle 14.30 puntuali abbiamo un quarto d'ora di meno rispetto all'ora prevista, quindi alle 14.30 puntuali riprendono i lavori per l'ultima sessione pomeridiana. Buon pranzo.